Allora, Francesco De Carlo, non fare rutti, perché da questo momento siamo ufficialmente in onda. Dovrebbero sentirci. Ci sentite, amici del Twitch? Spero per voi che ci sentiate. De Carlo, tu ci sei? Non ti sento io. Io rispondo alla domanda fatta bene. A quale domanda fatta bene? Come? Alla è un tormentone. Fra... ci sei? Ci sono. Siamo puntuali. Siamo un po' in ritardo rispetto a quando partiamo di solito, ma dai, va bene. Ci accontentiamo, che dici? Io direi che ci possiamo anche accontentare. Come stai? Siamo un po' in ritardo perché hai dovuto mandare una mail importante. Importante. E che stai continuando a mandare, evidentemente. Sì, esatto. Ti hanno risposto a questa mail. Oh, sono già le 21:30. Ho fatto degli esperimenti, quindi potrebbe cambiare tutto, cambiare qualcosa. Salutiamo un po' di gente che era un po' che non lo facevamo. Ciao SadStar73, ciao Barabba Marlin, ciao Tutta Colpa di Ieri, ciao Il Mazzo 80, ciao Sellallero. Ci chiedono se ci possono dare una mano con la mail, De Carlo. Che vuol dire con la mail? Cioè, con la mia mail? Ti possono dare una mano a scriverla, che ne so. No, vabbè, non è che non la so scrivere. magari. Ciao il Jack del web, ciao Pulipin, ciao ti manda Capotreno, lo so. Ciao Messico e Nutrie. Non so che succede, sento degli audio non in corrispondenza con delle immagini, ma vabbè. Ciao a tutti. Siamo un po' in ritardo, che vogliamo fare? Vogliamo partire, Francesco De Carlo? Eh sì, direi di sì, sono le 32 quasi, no, 31 ancora. Allora, partiamo con la sigla, dai. Partiamo con la sigla e vediamo che cosa succede, anche se secondo me già la sigla si potrebbe bloccare, lo sai? Perché vedo che il sistema è già appesantito, ma com'è possibile? Porca perché? Vacca. Come fai a saperlo? Non lo so, vediamo se parte la sigla. La sigla va! Ci sono side, ci sono online, gruppo di comici curiosi che sono sempre pronti poi, anche nei giorni più noiosi, quei giorni in cui non hai la voglia più nemmeno di pensare, ma senti solo bisogno di doverti divertire. Poi c'è tutti a casa, qualunque cosa accada, quindi comunque vada, stiamo tutti a casa, e anche tu in questa casa, e ci troverai già tutti a casa, e ci sentirai subito a casa, e anche tu in questa casa, o tutti a casa. Amici di Tutti a Casa, buonasera e benvenuti da Francesco Lancia e da Francesco De Carlo, che stava bevendo, è stato preso con il whisky. Vabbè, ma non saremmo tutti a casa. Ci dicono che sì, effettivamente lagga un po' la sigla. Lagga. Che vuol dire lagga? È che c'è qualcosa che non va nella sigla, lagga un pochino, e vabbè, ce ne faremo una ragione in qualche modo. Quante parole di cui non conosco il significato verranno pronunciate nella puntata di oggi? Questa è la nuova sfida. Probabilmente tanto. Lagga significa che è un po' scattosa la sigla, come dire, che va un pochino a scatti. Come stai, Francesco De Carlo? Io oggi sono particolarmente stanco, non so perché, non ho fatto un cazzo, ma ci ho lavorato. Sì, è la primavera, si dice sempre così, è la primavera e quindi sì, ci adeguiamo. Sono anch'io abbastanza stanco, ma ottimista perché da oggi la mia regione è tornata gialla. Anche la mia? Davvero? Il Lazio, l'Umbria no, l'Umbria è ancora arancione, però il Lazio sì. E quindi niente, da oggi si può almeno provare a fare dei timidi pranzi al ristorante, anche se con molta calma, insomma, non è che ho tutta sta voglia di assembramento, sinceramente.
Però già è un buon segnale, diciamo. Che mail hai mandato? Vogliamo sapere, darci degli indizi senza spiegarci. Non si può, ah, beh, senza spiegarci bene. Dici, dacci degli indizi, dacci, facci capire. No, lavoro, lavoro, ma non c'è nient'altro. Lavoro, lavoro. Non era una lettera d'amore, purtroppo. Puntatina che sembra molto molto interessante questa di Tutti a Casa, perché? Perché parleremo di psiche, parleremo di, almeno nel momento serio, di gente che un po' sbrocca, e se anche voi state sbroccando potete segnalarcelo ai nostri contatti che tutti a casa live @gmail.com o 371-417-3950. 371-417-3950 per i messaggi vocali, mentre a tutti a casa live gmail potete mandarci delle mail. Ovviamente se mandate dei messaggi vocali all'indirizzo di posta e delle mail al numero di cellulare non funziona. C'è una challenge, Francesco, questa sera? C'è una challenge? C'è una signora challenge? C'è una signora challenge? Tutti a casa. La challengeona è la seguente: siccome noi ci stiamo chiedendo, ma questa challenge ai nostri spettatori, ai nostri rete spettatori, interessa o non interessa? Sì, ultimamente c'è un po' un calo dei partecipanti. Non è che la dobbiamo fare per forza, non è che stiamo qua a fare cose per forza. Abbiamo detto chiediamogliela a loro, quindi dovete mandarci una foto che challenge sì o challenge no, fatecelo capire, la volete o non la volete, e anche se non la volete dovete comunque mandarci una foto con no o con scritto no, insomma potete fare, oppure sì se invece la volete, a tutti a casa live @gmail.com per una challenge che, visto che interpella il popolo, si chiama hashtag tenuta democratica. Esatto, si chiama hashtag tenuta democratica, sì o no alla nostra mail tutti a casa live @gmail.com, e noi faremo decidere a voi, faremo decidere a voi se avremo ancora questo meccanismo delle challenge oppure no. Mi stanno dando dei suggerimenti, tipo per esempio che il coso delle donazioni sbrocca e quindi io proverò a toglierlo adesso, anche se forse così, ok, perfetto, dovrei aver fatto. E andiamo con i meme, Francesco De Carlo, con i meme di oggi, perché sono in tanti ad averci mandato meme tutti a casa relativi alla puntata di ieri. Allora li andiamo a scoprire insieme, a cominciare dal ho messo la sigla giusta? Sì, ve l'ho detto, sono stanco. Da The Roast of Italy. Prima. Ma perché? Lo dobbiamo fare. Secondo me, ma io penso sempre ce l'hai lì per sbaglio e poi te ne accorgi che non lo cancelli dalla prima puntata. No, in realtà che cos'è? Martedì prossimo la penultima puntata. Martedì, domani, no, domani c'è la penultima puntata. E la penultima puntata, oddio, manco mi ricordo quella. Ah, sì, come no? Si parla di amore. Parliamo di amore con Francesco De Carlo. Cosa mai può andare storto? No, e soprattutto con un personaggio. Guardate questa puntata, perché vi presenteremo un personaggio che vale la pena conoscere. Davvero incredibile, ve lo consigliamo. Poi andiamo avanti con i meme che ci sono arrivati ieri. Abbiamo fatto una partita di Bid. Scusami. Scusati. Forse dovremmo dire che ci stiamo preparando per un'altra cosa per il Roast of Italy. Facciamo l'ora, tanto non abbiamo particolare fretta stasera. No, perché siccome c'è una sorta di... Se volete partecipare all'ultimo momento di The Roast of Italy, so che ci hanno scritto in tanti, scrivetecelo, perché stiamo preparando l'ultimo spettacolo, insomma, tutto in sicurezza, ma che chiuderà il ciclo di The Roast of Italy. Quindi se volete partecipare, molti già sono venuti, quindi sanno benissimo come funziona, tutti a casa live @gmail.com. Vogliamo dire che sarà un live? Sarà un live vero? Di quelli come si faceva una volta, senza olio di palma? Sì, senza olio di palma, col tampone. Col tampone, col sierologico. Scriveteci a tutti a casa live @gmail.com se volete informazioni, se volete partecipare. Vi diamo un consiglio se siete a Roma. Se non siete a Roma ha poco senso. Anche perché pochissime persone possono entrare, quindi. Già, ieri puntata speciale di Bid Twitch. Non badate alla parte destra, ma guardate la parte sinistra. Puntata di beneficenza e la nostra chat che ha perso, però ha donato 160 euro a Emergency, quindi... Grandi complimenti alla chat che ha raccolto questa cifra in quotazioni e poi in donazioni e poi l'abbiamo donate ad Emergency. Quindi brava brava la chat. Andiamo avanti con il Piotta, indistinguibile da una ciliegia.
nella puntata precedente, e anche oggi ve lo dico, probabilmente ci saranno delle ciliegie. Poi grande successo per le pecore da contare e le pecore già contate. Presto tutti gli spottini li troverete anche sul nostro canale YouTube. Il disegnino fatto da Momoka, fatto su Momoka. Grande protagonista della puntata scorsa dedicata agli incel, agli hikikomori e a tutto quel mondo di parole di cui noi non conosciamo il significato. E altro grande protagonista della puntata scorsa, la scalinata apparsa a un certo punto nella conversazione di Skype e che qualcuno ha ricostruito. Ci siamo tutti, io, Chiara, Stefano Rapone, Momoka, Francesco, Marina e Federica Cacciola. Questi i meme di questa settimana che ci sono arrivati al nostro indirizzo serio. Allora, se sei d'accordo, Fra, io comincerei a chiamare i nostri ospiti. Oggi è una puntata molto utile, facciamo servizio pubblico oggi. Vogliamo dirlo? L'abbiamo detto, lo stiamo dicendo. Vado a chiamare la prima resident, stavo per chiamare la cantante, che non so perché ho il contatto su Skype. La tua telecamera fa parkour, il che vuol dire che ci siamo, dovrebbe essere agganciata, e quindi diamo il benvenuto a tutti a casa a Chiara Galeazzi. Ciao Chiara, come stai? Bene, ma davvero hai detto stavo chiamando la cantante? Ho scritto Chiara Galeazzi e mi è apparso Chiara Galeazzo, di cui non ho il contatto. Galeazzi! Allora non è lei. Ogni volta devo correggere. Come state? Bene, bene, tu come stai? Bene, anche qua siamo gialli adesso, anche qua in Lombardia, è incredibile, non ricordavo più cos'erano i ristoranti aperti, infatti molti sono chiusi, ma vabbè, lasciamo stare. E come sta andando questa esperienza? Ma non ho ancora provato in realtà, quindi non lo so, oddio, ho perso una scritta. Sì, non vi preoccupate, sei già stata al ristorante, quindi mai ancora? No, non ancora, quindi andrò a sgasare dei ristoranti nei prossimi giorni. Io oggi sono stato tentato di andarci comunque da solo per un attimo, poi ho fatto una spesa, ho mangiato da... Però domani mi sa che ci vado. Che comunque il ristorante a me manca. Anche a me, però mi rendo conto che in realtà la cosa che mi manca di più è le ore dopo le 22. Cioè non mi ricordo più come sono. Non esistono più. Quindi fuori casa no, fuori non c'è niente. Cioè no, come il Truman Show. Esatto. Smontano tutto, le scenografie. Ogni tanto appaiono delle scritte, ma non so bene perché, saranno degli hacker. È probabilmente il meccanismo di donazione che sta un po' sbroccando. Ci dicono sogno puntata con Chiara Galeazzi e Chiara Galeazzo. È possibile, Chiara? Riusciamo ad acchittare questa puntata? Cosa fai? Dove vai? Stai facendo? Adesso c'è... Questa è una foto di me e Chiara Galeazzi. Scusate, c'è anche la ring light. Però queste siamo io e lei insieme. Chiara Galeazzi e Chiara Galeazzo. Allora è accaduta questa cosa. Nel 2012, sì. Poi, già con la mascherina. Già con la mascherina, esatto. Che momento straordinario. Allora vado a chiamare anche la prossima resident. Anche lei c'era la volta, è stata grande protagonista di questa puntata. Vediamo se ha finito di fare fatture, soprattutto lei è l'unica che lavora, quindi vediamo se effettivamente sta ancora lavorando, visto che essendo in zona gialla adesso hanno riaperto i ristoranti. Allora parliamone direttamente con lei, con colei che ha voce in capitolo per parlarne. Grande protagonista recentemente anche sul nuovo social Clubhouse, di cui magari parleremo tra un po'. Diamo il benvenuto a tutti a casa a Momoka Banana. Ciao Momo, come stai? Ciao ragazzi. Tra l'altro Momoka mi è piaciuto molto. Sì, perché il giorno dopo l'uscita del social hai subito chiesto: c'è qualcuno che ci manda degli invidi? E quindi eri proprio Momoka. Cioè... Esatto. E mi è piaciuto che hai spiegato sulle tue stories cosa vuol dire FOMO. E mi piace pensare di averti ispirato quella storia con il mio commento, in realtà no, però. Mi dispiace, già lo conoscevo. Però comunque ho scritto anche che grazie a te adesso mi possono chiamare Momoka. Un merito l'hai ricevuto. Allora, intanto Andrea, credo, il nick si legga così, ci segnala che il pranzo di ieri l'ha ordinato dal tuo ristorante, Andrea.
Oddio, spero ti sia piaciuto. Spero ti sia piaciuto, dice Momoka. Andrea, perché lo rileggo poi? Che lo ripeto, che come se dovessi parlare al telefono, ma in realtà. Io la quasi quando vengono persone che comunque mi conoscono sui social, vengono al ristorante perché penso, oddio, ma se mio padre li tratta male o magari non gli piace il cibo, che angoscia. Sì, lo capisco, lo capisco. Noi tra l'altro quando siamo stati al ristorante da te siamo stati benissimo, ravioli tra i più buoni che io abbia mai assaggiato, sono veramente super buoni. E quindi non vediamo l'ora di tornarci, solo che a pranzo c'è un po' scomodo, speriamo di tornarci a cena presto. Provo a chiamare la quinta resident, prima dei nostri ospiti del momento serio, che però potrebbe in realtà non esserci, perché ha delle grosse difficoltà, mi ha detto, di connessione internet a questo strano giro. No, però non le funziona internet, così mi ha detto. Strano. Diamo comunque il benvenuto a tutti a casa, quantomeno ci proviamo, a Federica Cacciola. Ciao Fede, come stai? Ciao. Ecco, ciao. Infatti. Ciao, non funziona bene internet, quindi insomma. Sei connessa dal telefono in questo momento? Sì, sto spendendo tipo 5 euro al minuto per stare qua con voi. Ah no, ma come? Ma che operatore c'hai? Io uso sempre il 3G comunque, sempre. No, io ho dei problemi vari, ho vari problemi di connessione. Già solo il fatto che condivido la mia wifi con il vicino, cioè loro il modem ce l'hanno loro. Si può fare una puntata solo su sta cosa? Scusa, ma condividi o rubi? No, le cose diverse. Io pago una mia parte, però il fatto è che quando si rompe, come in questo caso, non funziona, io posso agire sul modem perché il modem sta in un'altra casa. Sì, ma non è che siamo negli anni... È come negli anni 50 quando c'era un televisore in tutto il paese e tutti andavano a casa di uno a guardarlo. C'è una disponibilità di rete, di fibra, ecco. Ma io non posso, cioè non posso accollare, è una cosa sbattimentosa, perché devi chiamare qualcuno che viene in casa e ti monta un qualcosa con cui connetterti. Infatti io mi trovo malissimo con un operatore che non dirò perché non voglio diffamare, poi magari nella mia zona che funziona male, magari altri ci si trovano bene, che va di merda, per questo che uso sempre il 3G, ma per non accollarmi la chiacchiera litigata con il tipo, con l'operatore e i tipi che vengono poi a installare il nuovo router, non faccio un cazzo, perciò rimango con un wifi di merda. Ti capisco, Federica. Allora, mi piace che prevedi già una litigata con loro, cioè magari arrivano e sono pacifici e carini, invece no. Una litigata, ho chiesto già feedback su questo operatore in particolare. Allora, so che è dura. Tutti a casa sta per firmare un contratto multimilionario di sponsorizzazione con un particolare operatore telefonico, quindi dillo, Momoka, perché magari non è quello, e quindi anzi prova a dire qual è. Inizia con la F. Qual è inizia con la F? FIM. Fastweb. Ah, cazzo, era proprio... Fa lentissimo, c'ha tipo 100 di ping, uno di download, ma non schifo, cioè mi pare di vivere nel 2007. Purtroppo era proprio quello l'operatore, quindi addio al contratto multimilionario. Con tutti a casa, grazie Momoka, dovremo stare a cena da te per mesi per poterci ripagare questo danno. Comunque ragazzi, è arrivato il momento di cominciare a fare sul serio, abbiamo parlato di operatori, abbiamo parlato di tante belle cose, adesso possiamo cominciare ad inquietarci e a parlare di disturbi della psiche. Cominciamo a farlo con i nostri ospiti che adesso piano piano chiamo, ci metto un pochino perché sono ma due. Ma possiamo, scusami, perché una volta non invitiamo il vicino di casa della Cacciola? Giusto per vedere com'è internet una volta tanto. Quando sei vicino al modem, diciamo. Sì, non ha sentito. Fede, prova. Fede si è frizzata. Ecco qua, cominciano i guai. Si è offesa. Ciao a tutti. Ciao ospite, aspetta che adesso mettiamo la sigletta e ti presentiamo. Quindi vai con la sigletta del momento serio ed eccoci qua. Tutti a casa. Il momento serio, perché non siamo solo dei cretini, e quindi diamo il benvenuto. Che succede, Federica? È la Cacciola che parla dall'aldilà. Comunque adesso presento gli ospiti, poi risolveremo la questione Federica. Diamo il benvenuto a tutti a casa a Giorgia Cona e a Nicola Cellini. Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti a casa. Ci sentite? Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao.
come vedete, quelle che vedete a fianco a Nicola sono ciliegie, non perché sia un ospite particolare, ma perché l'impostazione è da 8, noi stasera siamo in 7, quindi... Federica, sei posseduta dal demonio in questo momento, non sentiamo niente. Non è mai... Fede, che succede? Niente. È finito il gasolio nel telefono, che succede, Fede? Fede. Cosa starà scaricando il vicino di casa? Esatto. Allora, vabbè, Fede. No, io ci sono, voi mi sentite, Ti sentiamo. ti sentiamo. Io vi sento, abbandonato la conversazione. Mi sembra di essere in una scena di WandaVision, per chi l'ha visto, in cui le interferenze arrivano dalla radio. Io non l'ho visto, mi tappo le orecchie. No, no, ma non sto facendo spoiler, non ti preoccupare, però c'è un'interferenza e sembra quella roba lì. Fede, io te lo dico, se fra 2 minuti non risolviamo, mi sa che... Torniamo in 6 e ci dovrai guardare su Twitch. Non potrà perché non c'è internet, ma vabbè, comunque ci proviamo. Intanto presento Giorgia e Nicola, benvenuti. Allora, Giorgia è ricercatrice in neuroscienze cognitive al Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e Nicola, anche lui è ricercatore al Dipartimento di Psicologia Generale all'Università di Padova e, mi è stato detto da Giorgia, esperto di sonno. E noi abbiamo molto bisogno sia di Giorgia, che si occupa di neuroscienze cognitive, che di Nicola, che si occupa di sonno. Quindi la prima domanda che vi faccio a tutte e due è: come state? Avete dormito bene? Siete belli rilassati? Siete pronti per questa chiacchierata? No. Bene, sì, sì, dai. Nicola? Siamo pronti, siamo pronti. Una lunga giornata, ma poi andiamo a dormire contenti, dai. Bene, io sento un ronzio sotto, che secondo me mi piace pensare sia la cacciola, in realtà. Sì, cerca di dire qualcosa. Fede, ci sei? No. Allora, mettete tutti i palmi sul tavolo, come una seduta spiritica, e proviamo a invocare Federica Cacciola. No, mi sa che non c'è... E allora mi sa che ci dobbiamo, ve lo dico, spostare a 6. Ci abbiamo provato, Federica. Ah, Federica, riprova a richiamare, mi scrive. Aspetta. Faccio questo tentativo, ragazzi, aspettate, abbiate pazienza, Giorgia e Nicola, ma qui funziona, prima o poi doveva succedere, direbbe qualcuno. Io sto a prendere epilessia a me, perché va via? Sì, anche, esatto, è parte di un esperimento questo. Che cosa? Noi non ci accorgiamo di niente, non so voi che no, cosa. No, per farci dormire meglio, forse. Sgancia ogni tanto e diventa lo schermo nero abbastanza velocemente. Lagga! Allora, chiamata a Federica... Non usare parole che non conosci, Francesco. Clubhouse! Chiamata a Federica Cacciola in corso, ma secondo me non risponderà. E la sto chiamando, ma non risponde. Fede, se ci stai sentendo, ti sto chiamando, ma tu non rispondi. E allora io direi di andare a 6 e pazienza. Federica ci scriverà i suoi interventi via telegramma, via cablogramma. Allora, aspettate che aggiusto l'incontro. No, ora partecipa alla conversazione, è appena rientrata. Fede, ci sei? Accendi la webcam. La vedo male comunque stasera. Sì, anch'io la vedo male. Federica, ci sei? Spiego a Giorgia e Nicola che Federica praticamente scrocca il wifi al vicino di casa. Questo è quello che lei... È un segreto, eh? È un segreto che lei non vuole far sapere a nessuno, però così... ma noi non diciamo nulla, non diciamo nulla. Abbiamo il segreto professionale. Federica, noi non ti vediamo... Siccome non ti sentiamo neanche, credo sia un momento altissimo di comunicazione. Niente. A meno che tu non stia dicendo Federica, mi sa che ci rinunciamo. Eccola, appare. Sì, eccola. Fede, ci sei? Io ci sono. Sì, allora, intanto se invece di girare per la casa come un Edoardo Ferrario qualsiasi, ti fermi in un punto, ci sono più possibilità di riuscire. Ogni volta che dice che c'è, abbandona la conversazione. Niente, quindi non deve più dirlo. È andata così. Siamo andati a 6. Ciao Federica, grazie per averci provato. Così possiamo cominciare a chiacchierare serenamente con Giorgia e con Nicola. Allora, ma posso già fare una domanda a Nicola? Sì. Il fatto che Federica non partecipi a questa conversazione per ore davanti a uno schermo le renderà più facile il sonno? Beh, dipende. Se passa la serata a cercare di riconnettersi, no. No. Dipende da quello. Se invece va verso il letto, forse sì. Forse è meglio, va bene. Quindi Federica, se ci senti, vai a dormire, approfittane.
mi ha fatto una domanda su WhatsApp e poi la girerò io ai nostri ospiti. Allora, perché abbiamo, possiamo cominciare? Sì, ufficialmente sì. Diamo inizio al momento serio. Perché vi abbiamo invitato, ragazzi? Perché mi sono imbattuto, grazie a un amico in comune, in un articolo di un giornale che a sua volta riportava un vostro, in realtà di Giorgia e di alcuni suoi colleghi, quindi Nicola credo in questa ricerca non c'entri, correggetemi se sbaglio, esatto. Che si occupava degli effetti del lockdown sulla psiche, creando quella che viene definita una psicopandemia, consistenti in depressione, alterazione di sonno, appetito e libido. Ora, siccome penso che sia un problema che riguarda tante persone, siccome questo programma nasce per riflettere su quello che ci stava accadendo nel lontano 9 marzo e siccome ultimamente da qualche settimana anch'io mi addormento tardissimo pur avendo sonno, chiedo a Giorgia, poi Nicola arrivo anche da te, ma chiedo a Giorgia come vi è nata l'idea di fare questa diciamo ricerca e soprattutto che cosa avete scoperto? Allora, la risposta seria è che mi occupo di neuroscienze cognitive, quindi relazione tra mente e cervello, e quindi ero interessata a questo aspetto della mente durante questo periodo molto particolare. La risposta vera, in realtà, è che durante il lockdown, allora io prima ero una persona molto puntuale, anzi arrivavo sempre in anticipo, ecco, durante il lockdown percepivo il tempo in modo più vacillante, ero un po' più disattenta e mi sono chiesta, ma succede solo a me? E quindi grazie al mio lavoro ho potuto cercare risposte, quindi mi sono chiesta, ma c'è qualcosa che cambia anche nella nostra mente? Cosa succede durante il lockdown? E quindi siamo andati ad indagare attraverso un questionario online proprio alla fine della pandemia, del primo lockdown, quindi quando avevamo alle spalle 50 e passa giorni di chiusura, e siamo andati a chiedere alle persone dai diciottenni agli ottantenni come si sentivano, quindi qual era la loro percezione a livello di attenzione, memoria, ansia, depressione, libido e appetito. E quello che abbiamo trovato è stato, allora andiamo a vedere prima la parte della cognizione, un generale peggioramento dell'attenzione, della concentrazione, dell'orientamento temporale, quindi quello che sentivo io lo sentivano anche altre persone, un miglioramento della memoria che c'è all'inizio sembrato paradossale, cioè perché migliora la memoria? Poi pensandoci bene il fatto è che non avendo grandi stimoli, non avendo grandi impegni, la vita era comunque monotona, le poche cose che dovevamo ricordare ce le ricordavamo. Scusami, questo... memoria a breve o a lungo termine? Cioè, ci ricordiamo cose vecchie o ci ricordiamo le cose più recenti? Allora, noi abbiamo indagato due tipologie di memoria. La prima è la memoria a breve termine, quindi devo ricordarmi cosa ho mangiato ieri a pranzo. Ma abbiamo studiato anche la memoria per il futuro. Che voi dite, ma cos'è la memoria per il futuro? Non esiste. In realtà, se io ti chiedo, ma tu domani hai un impegno, a che ora hai questo impegno? Devi ricordarti di fare una cosa nel futuro. E si chiama memoria prospettica. E quello che abbiamo trovato è che in generale le persone sono più brave. Ma perché se ho un impegno, quello me lo ricordo. Se ne ho 10 in calendario, magari faccio un po' più fatica. Okay. E quindi questa è la parte della cognizione. Poi non so se volete sapere già dalla parte della... Assolutamente sì, soprattutto anche se c'è qualche differenza fra le categorie di persone, tipo donne, uomini, giovani, anziani, se avete registrato qualche effetto diverso. Sì, poi siamo andati a vedere la psicologia, quindi a livello di ansia, depressione, ipocondria, stress, cosa cambia? E quello che abbiamo trovato è stato abbastanza chiaro, quindi un peggioramento dei livelli di stress, di ansia, depressione, ma circa il 32 e il 36% delle persone riportava sintomi di depressione, di ansia, calo della libido, aumento dell'appetito, alzi la mano che si ritrova in qualcuna di queste categorie, e quindi ci siamo chiesti, c'è una relazione tra cognizione e ansia e depressione, e quello che abbiamo visto è che più le persone erano ansiose o depresse più peggiorava la loro performance cognitiva. Il terzo step della ricerca è stato andare a vedere se ci sono delle categorie più vulnerabili,
E quello che abbiamo trovato è stato innanzitutto che i giovani patiscono di più, se si sentono più depressi, più ansiosi, riportano un peggioramento della loro performance cognitiva. Le donne, si è vista proprio una differenza tra maschi e femmine. Quindi, e anche lì quindi le donne giovani, disastro. Le donne giovani, un disastro. E questo perché? Anche lì ci siamo chiesti il perché. Perché c'è questa differenza tra maschi e femmine? Per i giovani, secondo me, è abbastanza chiaro. Cioè, rispetto ad una persona più anziana, il giovane ha una rete sociale più ampia, esce di più, per cui la differenza tra il prima e il dopo era eclatante. Ma la donna, qual è la differenza tra uomo e donna? Ci sono diversi fattori. Il primo è che la donna è di per sé un po' più predisposta a sintomatologie più legate alla depressione. Il secondo motivo è che ne ha risentito di più della crisi economica. Si è visto, ho letto ieri un articolo dei dati Istat, nel mese di dicembre c'è stato un calo di 101.000 persone occupate, e di questi 101.000 99.000 erano donne. Quindi donne che hanno perso il lavoro, che avevano sulle spalle magari il peso della famiglia, quindi dovevano gestire più aspetti della vita, i bambini, il peso lavorativo. Quindi noi ci siamo dati questa spiegazione. Poi anche Nicola magari ne parlerà un po' più in dettaglio della differenza tra maschio e femmina. E poi l'uso compulsivo dell'informazione e dei media legati al Covid. Cioè più le persone tendevano a cercare notizie più sul Covid, più aumentavano i sintomi di ansia e più peggiorava la loro attività cognitiva. Quindi anche la tendenza, cioè è giusto informarsi, ma non arrivare all'eccesso. Quindi a me per esempio è capitato, specialmente all'inizio, di controllare continuamente le notizie sul Covid e questo genera, aumenta l'ansia. Per cui sì, è abbastanza chiaro la relazione okay. Tra uso compulsivo di social. Grazie Giorgia, io passerei la palla sì, a Francesca, a Chiara e a Momoka, approfittando anche di Nicola, che lo ricordiamo è esperto di sonno, quindi immagino che abbiate un sacco di domande anche per lui, e anche Federica ne ha una. Chiara, ti vedo già io, pronta. Io in realtà volevo soltanto chiedere una spiegazione per noi profani. Che cosa sono le performance cognitive? Per parla breve, diciamo. Allora, perché sulle cose psicologiche uno si fa più o meno un'idea e lo sa, sì. Però magari performance cognitivo meno. Magari qualcuno del pubblico, sì. Non io, è chiaro. Sì, noi parliamo di cognizione. Allora, la nostra mente ha diverse capacità, ok? Quindi c'è l'attenzione. Come si traduce a livello di vita di ogni giorno l'attenzione? Quindi rimanere concentrato al computer, oppure non lasciarsi distrarre da stimoli esterni. La memoria, lo sappiamo, quindi ricordarsi delle cose. Le funzioni esecutive, cosa sono le funzioni esecutive? Capacità di pianificare, di programmare, fare più cose contemporaneamente. Una cosa, un esempio di un fallimento delle funzioni esecutive è: io inizio a fare una cosa, poi mi interrompo, ne faccio un'altra e poi mi dimentico cosa stavo facendo prima, oppure sbaglio, la lascio a metà. Quindi la gestione del... Quindi noi parliamo di funzioni cognitive per definire il nostro modo di agire nel mondo. Ok. E giusto per capire, state facendo dei follow-up rispetto ai successivi lockdown sparsi così, oppure... è ancora troppo presto forse per parlarne. Ormai siamo al terzo, siamo. Esatto, cioè, però è tipo ancora è tutto troppo, perché nel senso lì questa è proprio un'impressione, cioè che ovviamente ha lasciato degli strascichi il primo lockdown, ma non è che i successivi abbiano aiutato la situazione, però non so, immagino che sia complesso adesso parlare già, avere già dei risultati rispetto a cosa è successo in questi ultimi, chiamiamoli due lockdown, insomma. Allora, adesso stiamo per iniziare un nuovo studio in cui non solo andiamo a rivedere cosa succede a livello di ansia e depressione in questo momento, ma poi il mio sospetto è che ci sarà un altro tipo di crisi psicologica associata al lato più economico.
Quindi quello che noi stiamo per andare ad indagare in questo nuovo studio è la nostra tendenza al cercare la certezza e la nostra invece senso di incertezza, come si ripercuoterà a livello delle nostre scelte lavorative. Quindi chiederemo alle persone di questo studio futuro di fare delle ipotetiche, degli ipotetici compiti economici che coinvolgono comunque delle decisioni finanziarie e economiche, perché secondo me sarà poi critico come gestiremo a livello economico, finanziario la nostra vita. Secondo me è la seconda parte, sarà la coda di questa crisi. C'è stata la crisi e c'è ancora la crisi legata alla salute, poi al lato psicologico, ma anche al lato psicologico associato ai problemi economici. Quindi andremo ad affrontare quest'altro aspetto. E invece rispetto alle funzioni cognitive, sono qualcosa che si recupera in fretta? Cioè come funziona? No, ormai sono andate, non le recuperiamo più. Cioè, ormai... nel senso, basta, ormai... Non dite così, vi prego, io mi devo laureare, non dite così. È andata così, Momoka. Il tempo ormai è una forma così vaga, non esiste più fuori corso quelle robe lì, no? Guarda, allora ti posso rassicurare, il nostro cervello è straordinario e quindi ha una capacità, una plasticità cerebrale che poi determina un miglioramento, un recupero delle nostre funzioni cognitive impressionante. Adesso, indipendentemente dal Covid, hanno fatto degli studi anche sui tassisti in cui hanno visto che mettendo delle persone a girare in giro per le città, imparare strade nuove, si modificava proprio delle zone del cervello nell'ippocampo e quindi miglioravano le loro abilità spaziali. Quindi il take home message è: mai smettere di imparare perché il tuo cervello lo fa. C'è speranza per tutti. Ne sono felice perché, cioè, comunque dicono, perché i bambini sono delle spugne, poi arrivi ai 20 anni, non impari più un cazzo, e penso, oh mio Dio, quindi non posso mai più riprendere le mie facoltà cognitive che ho bruciato dai 15 anni in poi, stando attaccata sui social. State dando qualche speranza. Allora, è ovvio che la nostra capacità di apprendimento è diversa. Quando siamo piccoli siamo delle spugne e impariamo molto velocemente, però durante tutto il corso della vita c'è possibilità di apprendimento. C'era l'idea che, per esempio, i neuroni non potessero esserci nuovi neuroni. Quello che si è visto è che in alcune zone del cervello c'è una generazione di nuovi neuroni. Quindi l'esercizio fisico, l'alimentazione, mantenersi attivi socialmente e mentalmente aiuta il nostro cervello a mantenersi attivo. Io volevo chiedere una cosa a Nicola per quanto riguarda l'insonnia. Innanzitutto, se abbiamo una misura dell'impatto, proprio dei numeri, insomma, dei dati, per capire quanto è stato grande l'impatto della pandemia sull'insonnia, sul fenomeno insonnia. E poi se esistono diversi tipi di insonnia, cioè semplicemente non si dorme, si dorme male, si fanno dei brutti sogni, insomma, qual è la situazione? Allora, ti rispondo in parte dalla prima domanda e... Noi siamo stati fortunati, perché il mondo delle pubblicazioni è sempre un po' di fortuna. E noi abbiamo raccolto dei dati subito all'inizio del primo lockdown. Già la terza settimana di lockdown avevamo dati su 1300-1400 persone. Scusa Nicola, ti interrompo perché non so se lo sento solo io un ronzio quando parla Nicola, o lo sentite anche voi? Allora sono le mie cuffie. Ok, sentiamo un ronzio che tra l'altro cresce piano piano. Prova. Allora, sì, erano le tue cuffie, ma adesso non ti sentiamo. Prova un po'. E vai adesso? Adesso sì, meglio. Abbassa un pochino il volume del computer, altrimenti ci rientri nel microfono e diventa un po' un delirio. Chiedo scusa, la tecnologia è contro di me. Non ti preoccupare, scusa tu l'interruzione, ma questo ronzio aumentava e rendeva difficile sentire. Abbiamo visto di peggio. Sì, non più di esatto. Esatto. Vai pure, Nicola. No, allora, diciamo che nel primo, per farla breve, dopo poche settimane dentro il lockdown abbiamo visto dei numeri pazzeschi, nel senso che rispetto a tutti i dati autoriportati, cioè la percezione delle persone era che con una serie di strumenti misuriamo qual è la qualità del sonno e quindi le difficoltà a dormire, siamo arrivati a sopra il 50%, 54% delle persone che avevano un sonno di cattiva qualità. Ora, definirlo insonnia è una parola un po' grossa perché dipende poi da... L'insonnia, poi ci torno dopo, è più complessa come misura, però persone che dormivano male erano sopra il 50%. Mentre
prima del lockdown eravamo sul 40. Poi abbiamo fatto altri studi nella seconda metà del primo lockdown, stesse percentuali, dei colleghi che ci hanno fregato sul tempo, dei colleghi dell'Aquila, hanno fatto uno studio adesso sul secondo lockdown, quindi sulla seconda ondata, diciamo, e i numeri rimangono quelli, quindi siamo intorno sempre al 50-60% della popolazione che riporta un cattivo sonno, quindi una percentuale di persone veramente impressionante. Quindi abbiamo, quello non è cambiato tra il primo e il secondo lockdown, mentre se queste persone ripensano al periodo prima del primo lockdown o anche quest'estate, in realtà dicono di dormire molto meglio, cioè abbiamo delle oscillazioni, come le onde, queste ondate legate al Covid, abbiamo un peggioramento della qualità del sonno. E di nuovo qua le persone più vulnerabili sono le donne, giovani e diciamo un pelino meno giovani, e qui mi rifaccio un po' a quello che diceva anche Giorgia, cioè abbiamo delle persone che a un certo punto già sono, le donne in sé sono più predisposte a mostrare difficoltà a dormire in generale per una serie di fattori. Durante il lockdown si sono esacerbate queste difficoltà, quindi avevamo delle, soprattutto per chi aveva figlie in casa, chi doveva gestire una famiglia, tante hanno perso il lavoro, i dati dell'Instat sono i dati che abbiamo, peggiori rispetto a quelli che avevamo noi. Noi avevamo una percentuale del 30-40% delle donne che abbiamo sondato che hanno dovuto rinunciare al lavoro, alcune licenziate, alcune hanno dovuto rinunciare al lavoro perché non riuscivano a gestire i figli a casa, e quindi tutto questo crea una serie di problematiche importanti che impattano sul sonno. Faccio una premessa prima di arrivarti alla tua insonnia, che è quella del fatto che qualsiasi problematica fisica o psicologica, la prima modifica che abbiamo è sul sonno. Pensate quando stiamo un po' male, abbiamo un po' da un semplice mal di testa, un mal di stomaco, l'influenza, o una giornata in cui stiamo veramente ansiosi o veramente giù. La prima cosa che si modifica è il sonno. O dormiamo di più, tanto di più, o come spesso accade, dormiamo molto di meno. Quindi il sonno un po' racchiude tutte queste, è uno specchio di tutte queste problematiche. Vedendo invece la domanda sull'insonnia, ci sono tanti tipi di insonnia diverse, nel senso che parlavo qualche giorno fa con un professore molto più esperto di me che diceva a un certo punto lui ne aveva contate seguendo le nomenclature tipo 16-17. Detto questo, le possiamo restringere un po' ad alcune. Ci sono quelle che non sono propriamente insonnia, sono delle nottate brutte, cioè quella notte che non riesco a dormire, o ho litigato col vicino di casa che non mi passa il wifi e quindi cioè, un po' di fastidio. Ogni riferimento è puramente casuale. Cioè, allora fa capitare che quella notte non dormo, ho mangiato pesante, non riesco a dormire, però è una notte, due notti, e quella si risolve da sola. Poi in realtà il grosso delle insonnie sono quelle cosiddette che noi chiamiamo insonnie psicofisiologiche, cioè insonnie in cui sono legate al posto dove dormiamo, cioè la nostra camera da letto fondamentalmente, per una serie di motivi. Continuo a litigare col vicino, passa una settimana, 10 giorni, non riesco a dormire bene, a un certo punto inizio ad avere paura della mia camera da letto. Arrivo in camera e si attiva tutto un meccanismo involontario che mi tiene attivato, sveglio, inizio a pensare al sonno stesso. Ok, stasera riuscirò a dormire, ma è già tardi, se non riesco a addormentare entro mezz'ora sarò stanchissimo domani. Si crea tutta una serie di situazioni che poi portano a esasperare il problema dell'insonnia. Generalmente queste persone vanno a dormire in vacanza, stanza nuova, anche un posto affollato, boom, si addormentano subito. Noi lo vediamo in laboratorio, li portiamo in laboratorio, gli insonni ci dormono benissimo. E diciamo, sei sicuro che sei insonne? Cioè... Poi ci sono altre insonnie legate un po' a patologie, nel senso che sono secondarie a persone che soffrono di diabete o diversi tipologie di disturbi fisici o mentali, o come tipica in alcuni anziani che hanno malattie neurodegenerative che colpiscono per esempio il sonno. Parliamo di persone che hanno Alzheimer e hanno dei ritmi totalmente sballati. Insonnie patologiche, diciamo così, insonnie che derivano da una malattia. Ok. Esattamente.
Quindi queste sono le grandi categorie, diciamo. Poi si possono sviscerare un po' tutte le sottocategorie. Noi psicologi siamo bravi a trovare la virgola. Facciamo al volo un rapido sondaggio tra noi e anche in chat. Quante ore dormite mediamente a notte? Perché, per esempio, io devo dire questa cosa. Stanotte ero... cioè, stamattina, quando mi sono svegliato, io mi sveglio molto presto perché lavoro in radio la mattina presto, ho aperto Clubhouse mentre ero sul water, proprio mezzo rincoglionito, giusto quasi come effetto collaterale, l'ho fatto in automatico, e c'era Momoka online, tipo alle 5, alle 4 di notte. Oddio, ho pensato, ma quando dorme Momoka? Ma che ora dorme Momoka? Quindi e poi ci sei rimesso di mattina, perché alle 9 stavo di nuovo online. Questo non ci ho fatto caso perché ero al lavoro, però io per esempio dormo molto poco, cioè io dormo la notte tra le 4 e le 5 ore per poi recuperare magari un'oretta nel pomeriggio. In chat vedo che, diciamo, la media è tra le 5 e le 6 con qualche picco di 8 o 7 o 8. Francesco, Chiara e Momoka? Okay. Sì, Francesco. Io 7 tendo a farmele, poi ci stanno, cioè di media 7, diciamo, normale. Poi ci stanno quelle volte che vado a 6, però sono molto preparato a farne 3-4 quando devo, insomma. Chiara? Non ho problemi di sonno. No, io normalmente ne faccio 8 o 7, però dal primo lockdown in poi, insomma, nelle fasi quelle, diventa sempre più tarda l'ora in cui mi addormento. Non che mi metto a letto, ma che mi addormento. Questo vale quindi anche per questo. Vale diventano anche per sempre 7, poi 6, così. Però diciamo che sotto le 6 io il mattino non sono assolutamente performativa, diciamo, per usare termini da manager. Momo? Allora, io dormo circa 5 ore in media, però cioè, non ho problemi ad addormentarmi. Se io volessi mi potrei benissimo addormentare, però mi pare una perdita di tempo dormire, lo so. Se non è, ma no, mamma mia, oh. Quindi, però c'ho l'ansia che devo fare le cose, sì, c'ho la FOMO a mille. Se oggi questo è il topic, perché sto sui social, mi guardo le cose e so che è sbagliato, però quindi per favore aiutatemi a non morire a 60 anni. Poi scusate, Giorgia e Nicola, qua si attiva un paradosso, nel senso che poi stiamo tutti dentro casa, stiamo tutti su internet fino all'ultimo momento e appena ci svegliamo, questi stimoli non è che aiutino particolarmente il sonno, esatto, prima di dormire, no? No, assolutamente, assolutamente. Infatti, se non fossimo stati in queste specie di lockdown parziali totali, la domanda che avrei fatto è: quante ore dormite durante la settimana quando lavorate e quante ore dormite nel weekend? Perché generalmente quello che si vede è una grande differenza nel weekend, molti recuperano. Sì, cioè te lo confermo, io nel weekend dormo molto di più. In realtà mi sveglio, non so se è normale, mi sveglio più o meno sempre all'ora in cui ho il giorno lavorativo, però poi mi riaddormento. Cioè ormai è come se, si dice sempre questa cosa, che il corpo ha preso il ritmo, no? Non so quanto sia vero in realtà, se c'è un fondamento scientifico. Ah, sì. È verissimo, il nostro corpo è una serie di orologi interni che sono precisissimi, quindi quando apprendono delle cose il nostro corpo tende a ripetere quei comportamenti. Nel weekend ci svegliamo alla solita ora e poi diciamo: ma perché devo alzarmi? E quindi torniamo a dormire. Esatto. Però il lockdown ci ha un po' sballato, perché alla fine anche banalmente non andare, almeno chi è forzato, obbligato, deve per forza lavorare da casa, il fatto di non dover uscire vuol dire che comunque molto spesso quell'oretta ce la risparmiamo di viaggio, quindi posso allungare di più il mio ritmo, tendo a stare di più a letto. Si confonde il weekend con la settimana, perché il weekend sono sempre attaccato a Zoom, Skype, Twitch, eccetera, eccetera, senza alcuna differenza. Quindi è un po' complicato adesso, però tutti questi stimoli elettronici non ci fanno proprio benissimo, diciamo. Senti Nicola, io ho visto... Sì, scusa Momo, vai. Ok, scusa. Volevo chiedere quante ore dormono loro, ma anche l'orario, il range, perché faccio come i toro, no? I toro proprio come investono gli investitori bravi, noi qui abbiamo degli esperti del social. Ma Momoka, scusa, ma stai pure sui toro? Cioè, i toro non è un social, i toro è una roba per fare i soldi. Allora, Momoka, non hai un problema con i social, è che sei un cyborg da Matrix. Ma ancora non ci sto sui toro, però non so...
ultimamente ho tutti gli amici che fanno trading intorno per qualche ragione, non lo so, vabbè, comunque. Vabbè, veniamo a noi. Giorgia, Nicola, voi quanto dormite? Io dormo 8 ore e se le volte in cui dormo 7 ore già mi sento un po' rimbambita, quindi proprio 8 ore precise. Non ho problemi di sonno. Nicola? Io sono pessimo, no, alla fine dormo sulle 7 ore, ma perché mi devo svegliare? Io andrei a letto tardissimo di mio e durante il lockdown proprio è stata una mazzata, perché i miei ritmi sono molto spostati in avanti. Potendo scegliere, io vado a letto alle 3 di notte, cosa che è poco compatibile con la vita sociale, quindi devo dire che vado certo. Un po' in culo. Potendo scegliere in totale libertà, io dormo tanto. Arrivo tranquillamente alle 8 ore e mezza, 9 ore, proprio di gusto. Ma giusto poi... per capire quanto tempo prima di andare a dormire smettete di usare il cellulare? Sentiamo, perché voglio sentire ma... se date il buon esempio. Non ce l'hanno il cellulare. No, no, hanno un Nokia 3310, quello hanno. Stanno usando quelli dei vicini adesso per stare qui in diretta. No, metto la sveglia, appoggio il cellulare, dopo un paio di minuti lo ricontrollo perché non si sa mai, magari mi è arrivato certo. Un messaggino, l'ultimo WhatsApp, per cui anch'io sono pessima. E detto la trade union, il filo rouge di questa chiacchierata è che gioco faccio giochi di società su Zoom. Durante il lockdown anch'io facevo i giochi di società, quindi sto quindi tanto. E tiravi notte anche tu, Giorgia. E quindi tiravo notte anch'io, sì. Nicola, tu controlli il cellulare fino all'ultimo anche tu? No, allora, devo dire che ho il cellulare in mano fino all'ultimo, ma perché trovo o gioco a Burrack Online, una cosa talmente tanto... Quanti anni hai? 87, Nicola. Nicola, quanti anni hai? 87 portati bene. Quanti anni hai che giochi a Burrack Online? Dorme 10 ore al giorno e gioca a Burrack. Se devo fare una cosa noiosa o almeno automatica che mi porta ad addormentare, Burrack Online è perfetto. Certo. Oppure si giustifica così, è una cosa noiosa. Lo sai che c'è su YouTube? Solo per devo dire che è una dipendenza per il burraco, scusate, ognuno ha i suoi problemi. Sai che c'è su YouTube un canale che trasmette 24 ore su 24 un cantiere in costruzione, che se vuoi ti puoi guardare... Ma per diventare un Marel bisogna guardarli, esatto. Quindi... Certo. Hai ragione. Io sono pieno di domande. Una domanda anch'io scomoda per me, in realtà. Quante ore state voi in media al cellulare al giorno? Perché comunque anche cioè, le ore totali durante la giornata mi sa che influiscono poi, no? Non ho mai controllato, non ho mai voluto controllare quell'applicazione che ti dice, però li ho tutti i social, ho Instagram, ho Facebook, ho Twitter, sì, per cui... Non è che, cioè... che abbiano un po' i problemi che abbiamo tutti sì, noi, nonostante. Sì, chiaramente. Almeno dal mio punto di vista ci sono dentro fino al collo. Io devo dire che cerco di fare il bravo, ho tolto tutte le notifiche di email eccetera eccetera. Il problema è che durante le ore lavorative mi scrivono su WhatsApp a volte i colleghi e devo andare a controllare ogni 5 minuti, quindi alla fine è un controsenso. Io ho tolto le notifiche delle app di messaggistica ed è stata una buona idea. Passo comunque 12 ore al giorno sul cellulare, ma io faccio proprio schifo comunque, raga. Non possiamo. Però posso ti spezzare una lancia a favore dei social, cioè alla fine è anche grazie a loro che siamo qui, che ma facciamo divulgazione, che ce la ridiamo, per cui non è alla fine, basta saperli usare. No, cioè basta sapersi controllare, cosa sì, che sì. Non so qui dentro quante persone riescono a fare. Tu sicuramente no, Momota. Forse Francesco De Carlo perché è il vecchio. Più anziano del gruppo, esatto. E quindi non è social friendly. Esattamente. Allora, noi invece volevo chiedere due cose velocissimissime. Uno, se c'è un indicatore che misura quanto le persone stiano invece sottovalutando il problema delle conseguenze psicologiche della pandemia. Cioè, io, per esempio, io ho un atteggiamento che dico no, ma alla fine la vita è quella di prima, no? E invece poi alla fine paghi tantissimo le conseguenze. E due, la terza la faccio dopo, se aumentano anche aumenta anche il consumo di psicofarmaci, se lo sapete insomma. Io posso rispondere alla prima, che riguarda, cioè più che altro, non so se ci siano persone che, sicuramente ci sono persone che sottovalutano, ma è interessante studiare il profilo psicologico dei negazionisti.
Perché anche quella era una domanda di ricerca che volevo farmi, poi ovviamente ho controllato in letteratura. Parliamo dei negazionisti proprio del Covid. Sì, okay. Del Covid. Okay. Cioè persone che dicono, ah beh, intanto non c'è. Okay. E è interessante perché c'è proprio un profilo psicologico tipo del negazionista. E è una persona che tendenzialmente non riesce a tollerare il fatto che qualcosa sia fuori il nostro controllo. Quindi una fatica al conciliare la complessità degli eventi. Una bassa scolarizzazione, un basso livello socio-economico, tendenza al pensiero magico, quindi sono persone magari superstiziose che credono, che danno delle spiegazioni particolari agli eventi. Però anche proprio questa tendenza in questo nostro mondo antropocentrico, il fatto che qualcosa fuori da noi ci sta capitando, viene ricondotto sempre all'uomo, quindi ma è stato creato in laboratorio, quindi è impossibile pensare che qualcosa è fuori dal nostro controllo. Quindi... però un indicatore, è difficile avere un indicatore banalmente perché è the dark side of the moon, è quello che non riusciamo a vedere, sì. Nel senso che è molto complicato da misurare. Detto questo, però, noi abbiamo visto i nostri colleghi che si occupano più prettamente di clinica hanno visto un aumento di ricerca, di contatto con terapeuti, con psicologi clinici, con persone che potevano fornire supporto abbastanza marcato durante il periodo del lockdown, subito dopo, e quello che un po' accennava Giorgia prima rispetto anche all'impatto economico, io ipotizzo che tra qualche mese ne sentiremo ancora, di tanta gente avrà bisogno di un certo tipo di supporto psicologico, perché stiamo realizzando, cioè inizia a essere veramente stancante a più livelli, cioè da un punto di vista economico, anche chi sta bene, noi siamo fortunati magari, abbiamo stipendi, tutto quanto, però inizia a sentire la fatica, l'incertezza, e a più livelli colpirà, qualcuno ha ceduto prima, qualcuno è più resiliente, ma magari inizia un po' a cedere. È stata tosta ed è tosta, più che altro l'incertezza, non sappiamo quando finirà, o almeno vediamo dei pezzettini. Oggi gialla, bellissimo per me vedere oggi la gente un po' più in giro nei bar, seduto, ordinato, tutto quanto, perché alla fine, però era bello, e ti dà quel tocco di respiro, cosa che in zona arancione, rossa, fai fatica e non sai quando finirà, e questo è il problema grosso. Quindi bisogna avere un po' di resilienza, però misurare quanto l'impatto generale e quante persone non mostrino difficoltà che in realtà hanno è impossibile da misurare. O almeno se lo scopri, dimmelo. No, però vedo che è un atteggiamento un po' generale, capito? Cioè il fatto di sottovalutare, cioè alcuni magari se ne rendono conto prima, però molto spesso anche a livello sociale, no? Io penso che una società che si rende conto di questi numeri, che l'insonnia è schizzata alle stelle, che ci stanno dei comportamenti, delle conseguenze molto forti, forse ci dovremmo fermare. Per esempio in Gran Bretagna un po' fanno questo, io ho passato gran parte della mia vita, come sanno i nostri spettatori, però effettivamente là c'è più attenzione, no, a tutte le tematiche sociali. Qua in Italia invece tutta questa parte psicologica, non è che esistono campagne di supporto, cioè forse sarebbe arrivato il momento di prendere atto di questa però cosa. Però hanno messo la deroga, cioè poi vabbè, le deroghe pure non si capiscono bene perché poi sono scritti un po' in maniera interpretabile. Ma dopo, cioè dalle feste in poi, comunque anche in zona rossa c'è la deroga che può andare a visitare degli amici, sì, sì. Il partner. Sì, sì, no, ma io per esempio... Sì, scusa, ma... Scusate, per concludere, effettivamente in Inghilterra, forse pure troppo lo fanno, però esistono delle campagne, ce ne può parlare Luca Pucupani quando viene, sulla solitudine, addirittura volevano fare il Ministero della Solitudine, o l'hanno fatto, non mi ricordo. Ci stanno delle campagne su se ti senti giù, cioè annunci sulla BBC. Qua in Italia invece questa parte qua forse facciamo finta di non vederla. Però se vi posso permettere un attimo, un po' è lo specchio dell'Italia, nel senso banalmente, in televisione, il grosso media al di là dei social, però quante volte avete visto in una trasmissione che tutte le sere parla di Covid,
uno psicologo o un sociologo, non sto definendo portando verso la mia categoria, però qualcuno che parlasse di tematiche che non fossero ristori, importantissimi però, sì, ristori, certo, o numero di contagi, non c'è stata attenzione per niente, non c'è stata. Quindi poi se non c'è in televisione i governi non si muovono, quindi non c'è una campagna. A livello locale c'è stata, però ovviamente non raggiungi chiunque, raggiungi sempre le persone più informate, che comunque hanno dei canali di supporto che gli permettono di avere il contatto all'amico che dice: guarda, qua c'è questo centro che fa incontri gratuiti, magari vacci. Però la grande massa di persone che magari ha già difficoltà sociali di per sé, quindi difficoltà a essere raggiunta, che può essere raggiunta soltanto tramite televisione, è stata totalmente, totalmente ignorata. Sì, il fatto è che infatti la gente ha bisogno di supporto. Nel momento in cui c'è, per esempio, l'università ha aperto uno sportello emergenza psicologico e c'è stata tantissima richiesta. C'è il medico di base, ma non c'è lo psicologo di base. Però sono piuttosto sicura che in un momento della nostra vita ognuno ha avuto bisogno, almeno una volta, di una consulenza magari psicologica. Come abbiamo avuto bisogno di andare dal medico, avremo bisogno per quel motivo, perché abbiamo perso lavoro, perché abbiamo un problema, un lutto in famiglia, di un supporto psicologico, che manca ancora. Adesso c'è una grande battaglia per avere, per esempio, lo psicologo in corsia, in ospedale, che è uno degli ambienti in cui c'è più bisogno di avere questo tipo di supporto. Però sono ancora pochi, pochissimi gli psicologi negli ospedali. Perché ciò che è invisibile è più difficile da vedere, appunto, e da misurare. Stanno arrivando un sacco di domande dalla chat. Chiara, vai tu, io intanto ne raccolgo un po'. Io in realtà ne avrei una per Giorgia e una per Nicola, così non sono contenti entrambi. Visto che abbiamo nominato la solitudine, ho una domanda rispetto alla ricerca che hai fatto e ti chiedo: ha avuto più effetti negativi di più su persone che hanno passato la pandemia da sole o su persone che l'hanno passata in famiglia, in coppia, cioè comunque con qualcuno? Nel senso, perché quello che mi chiedo è: la compagnia ha aiutato oppure, o in certi casi no? Perché insomma, sento entrambe le parti. E invece la domanda per Nicola è: l'attività onirica, sono cambiati i sogni durante... Abbiamo parlato di sonno e parliamo di sogni anche. Queste le mie domande. Allora, i nostri dati, cioè per andare a capire se il diverso tasso di sintomi depressivi nelle donne era dipeso da avere figli o no, abbiamo voluto confrontare donne che avevano figli e donne che non avevano figli e non abbiamo trovato differenze. Okay. Dall'altra parte, quindi, la nostra ricerca non ha mostrato in modo così eclatante, o almeno dal punto di vista statistico significativo, una relazione. Però a livello è possibile pensare che la solitudine abbia aggravato. Basta guardare la percentuale di persone che hanno deciso di avere un animale in casa, di prendere... Io ci sto pensando, per la prima volta. Io l'ho preso, per esempio. Che hai preso? Un gattino, ma ha migliorato la qualità della vita in modo impressionante. Io ci sto pensando, un gatto, sì. Te lo mai pensato. Certo, no, mai pensato. Però adesso ci sto pensando. Però sì, magari in questa nuova ricerca andremo più in dettaglio ad indagare questo aspetto, perché sono piuttosto certa che qualcosa potremo trovare. Mi collego un attimo alla prima domanda di Giorgia, faccio un attimo il professorino, per spiegare una cosa, uno dei problemi delle nostre ricerche, banalmente, nel senso che comunque, anche se abbiamo numeri sulle migliaia di persone, eccetera, eccetera, abbiamo sempre un po' un bias, perché sono persone che hanno facile accesso a internet, conoscenza elevata dei social, si muovono in giro, quindi riusciamo a raggiungerle. Generalmente è raro che il numero di persone sole tra queste, che vive da sola, è basso, devo dire, perché molti sono studente medio e comunque ha coinquilini o dei compagni, altri vivono in famiglia, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dei numeri un po' bassi, quindi facciamo fatica a vedere queste differenze, ed è un problema metodologico nostro. Quindi esco da questa. Sì, più che altro il nostro campione non è rappresentativo, completamente rappresentativo di tutta la popolazione. Certo.
il questionario è stato inviato online, quindi già accedere, quindi avere Facebook o avere Twitter da cui poter accedere a questo questionario, capire l'importanza, quindi dedicare un quarto d'ora a questo questionario, screma un po' di persone che decidono di non farlo. C'è una... Scusami, chi stava parlando? Nicola, vai, C'era la questione dei sogni. Sì, dei sogni, esatto. Allora, ci sono pochi dati in giro, nel senso che usciranno, nessuno ha dato la precedenza a questi dati sui sogni, perché era più importante la parte sul sonno. Noi avevamo grandi aspettative sui sogni, invece poca roba. Cioè, abbiamo una metà delle persone che sogna come prima, quindi non ha avuto alcun cambiamento durante il lockdown. Un terzo, diciamo, che ha incrementato la quantità di sogni, e un tot di questi sogni, molti sono legati al Covid, generalmente sono spiacevoli, situazioni di vita quotidiana legata al Covid, e un buon 20% in realtà sogna di meno, è proprio tranquilli, sognano di meno, sono felici così. Quindi sui sogni ne abbiamo, in realtà ci avevamo grandi aspettative di chissà quali incubi sul Covid, l'allungamento, perché le persone avevano letto più tardi, quindi ci svegliano più tardi, ci aspettavamo tanti sogni molto particolari, in realtà non è... Perché non è... Più tardi ti svegli, più i sogni sono... Più probabile che siamo in una fase che conoscete per un gruppo musicale chiamato REM, quindi è più probabile che ci svegli, dormiamo tanto in REM, e i sogni da REM sono quelli più vividi, quelli più bizzarri, colorati, okay, assurdi... E sono quelli più facili da ricordare, diciamo. È vero che si dice che nel dubbio bisogna giocarsi il 35 sulla ruota di pari? Non lo so, ma se qualcuno lo gioca e vince, se mi date il 20% io sono contento. Per esempio c'è un utente che ci scrive che sogna fisso il Covid da quando c'è questa storia. Praticamente quasi tutti i giorni. Il Covid proprio la... Sì, no, non credo la pallina. La balletta. Che gli dai i numeri. La balletta. No, sogna qualcosa legato alla condizione emergenziale. Non mi capisce. La balletta. Il punto è che molti di noi, non so quanti di voi si ricordino i sogni, cioè proprio a distanza di tempo. Magari uno si sveglia e dice, stavo sognando, ma è sparito. E questo è uno dei problemi, nel senso che probabilmente molti sognano di Covid, pochi si ricordano di aver sognato. È una, soprattutto chi fa molta fatica a svegliarsi, si sveglia che è totalmente rintronato, come me, certo, per esempio. È molto faticoso ricordarseli. Però c'era un trucco che mi avevano spiegato una volta, effettivamente si usa, prendere l'abitudine di avere un taccuino e una penna di fianco al letto, tutte le mattine appena alzati scrivere qualcosa, la prima cosa che passa per la testa. I primi giorni generalmente uno non si ricorda, inventa quasi, che può essere un buon modo per scrivere un libro se volete. Dopo un po' generalmente uno tende a ricordarsi i sogni, perché si prepara già a scrivere, si prepara a ricordarsi le ultime cose. Io svegliandomi tutte le mattine alle 5 credo che scriverei una cosa molto laica, che non posso dirti qual è. Ci chiedono dalla chat, c'è un legame fra... il fatto che si ricordi i sogni, o che in generale il fatto che si sogni e la qualità del sonno, cioè quindi ho dormito bene, è stato un sonno ristoratore, c'è un qualche legame fra questi due fenomeni? Allora, la buona risposta da psicologa è dipende, nel senso che parzialmente sì, in realtà, parzialmente sì, nel senso che non nella quantità di ricordi, ma nella tipologia dei ricordi che abbiamo, nel senso generalmente chi tende a dormire male, in parte, non tutti, però hanno dei sogni, quando se li ricordano sono un po' più vividi, un po' più cupi, un pelino più negativi rispetto a chi dorme bene. Però in realtà è molto una questione di abitudine, devo dire, di abitudine, di orario in cui ci svegliamo, più che di qualità del sonno in sé. E però sono tanti fattori legati al Covid e legati, scusate, al sogno, al sogno. Principalmente molto l'abitudine, devo dire. Se uno tende ad abituarsi a un sogno, non sono di un certo tipo, tende a ricordarsi di più. Si può apprendere a ricordarseli, però non è da tutti. Senti, una domanda che volevo fare io sempre sul sonno. Io una volta ho visto una conferenza di uno psicologo che si chiamava Richard Wiseman, che parlava del sonno. E ha raccontato quelli che erano i segnali della privazione del sonno e che cosa comporta dormire poco. Io sono andato via con un'ansia perché i segnali della privazione del sonno ce l'avevo tutti, qualcuno anche doppio. Tutti.
E tipo, stando ai suoi calcoli, dovevo morire l'altro ieri, più o meno, a occhio. Quindi ti volevo chiedere, mi puoi buttare più ansia o tranquillizzare in questa direzione? Beh, quale preferisci? Intanto cominciamo dai segnali della privazione del sonno, se c'è. Beh, molto, molto banalmente, un grande senso di stanchezza, facilmente, durante la giornata che sale in maniera pressante, il gran bisogno di cercare stimolanti legali, perché ne parliamo di stimolanti legali, però caffeina in continuazione, quindi qualsiasi cosa che ci tenga su. Ce l'ho. Evitare, cioè si tende ad evitare poi di sedersi anche 10 minuti di riposo, perché si sa che poi prende l'abbiocco, quindi è meglio stare sempre attivi. Occhiaie, banalmente, perché uno si sveglia presto. Però più che altro sono poi a livello, in realtà, abbiamo problematiche psicologiche, nel senso che tendiamo a perdere colpi, per dirla proprio. Mi dimentico di fare una cosa, non sono preciso, sono più irritabile, facilmente scatto. Sono tutte cose legate alla deprivazione. Scusate, no. Scusate, ho avuto uno scatto, scusate. Esattamente. No, il problema della deprivazione è, diciamo, quanto è marcata, quanto è costante, quanto è... Banalmente, dicevi prima, mi sveglio molto presto la mattina, ma quando posso un pisolino pomeriggio. Sì, certo, certo, sì. Quello è estremamente utile per compensare, cioè soprattutto okay. Per chi dorme poco la notte fa benissimo il sonnellino pomeridiano, fa poco bene davanti, perché davanti a me poi lo fa, cioè si mette... sì. A volte fa così e si addormenta. Ma lo risvegli subito oppure? No, io lo lascio perché ho paura che, sai, come i sonnambuli, meglio non toccarli. No, anche perché io ho questa caratteristica, e poi basta parlare di me perché mi sta salendo un'ansia che levate, che siccome dormo molto poco, io mi addormento in 30 secondi ovunque. Io una volta, dicono i miei amici, mi sono addormentato poggiato sull'amplificatore di una discoteca in una cassa. È vero, è un fatto vero. E soprattutto dormo anche 5 minuti, ma mi sveglio completamente ristorato. Quindi perfettamente riposato, i microsonni dei Marines, una roba del genere. Beh, Leonardo, no? Leonardo era famoso per fare questi microsonni. Sono polifasico, o sono dei velisti. In realtà il velista è ancora più complesso del sonno polifasico, però si dormire generalmente tra la mezz'ora e le tre ore con il resto di veglia, poi altre mezz'ora o due ore, diciamo così, di sonno, eccetera, eccetera. Funziona benissimo. Ogni volta fai colazione? Ecco. Diciamo che se poi ci metti la corsetta va bene, se no poi salgono altri tipi di problemi. Va bene. No. Giorgia, sicuramente Francesco aveva promesso di sganciarmi alle 10.30, ma già esatto. Siamo... Però a tutte e due volevo chiedere una cosa. Abbiamo completamente ignorato il problema della libido, ma tanto ormai ce la siamo scordati tutti la libido. Quindi non so se avete dei dati anche su questo. No, però io ci volevo andare perché sull'articolo di Giorgia e della sua collega, che magari citiamo perché se io non l'ho colpevolmente citata, anche se l'articolo l'ho tagliato, vi posso fare vedere l'intestazione, così se qualcuno lo vuole recuperare lo riesce a ritrovare. Allora, infatti lo studio è in collaborazione anche con la Fondazione Santa Lucia di Roma e il primo autore è Eleonora Fiorenzato, quindi non è mai un lavoro, certo. Non è solo grazie a me, quindi devo ringraziare anche chi ha partecipato. Andando alla libido. Esatto, che ci interessa tantissimo a tutti. Allora, per forza di cose noi abbiamo dovuto condensare molti aspetti, avete visto ansia, depressione, cognizione, quindi abbiamo fatto solo una o due domande sulla libido e quello che abbiamo trovato è stato che c'era un calo della libido sostanziale sul 20-30% delle persone riportavano di aver avvertito un peggioramento della libido. Andando a vedere in letteratura cosa c'è questo studio molto carino dove loro sono concentrati proprio sulla libido e hanno chiesto a un ampio gruppo di coppie come era andata la loro vita sessuale durante il lockdown. Perché da una parte effettivamente i momenti di intimità sono maggiori, quindi ci sono meno impegni, dall'altra però c'è una mancanza di stimoli sociali, una routine che può peggiorare. Quello che hanno trovato è stato che all'inizio c'è un miglioramento, quindi un aumento del numero di rapporti sessuali. Tuttavia dopo la maggior parte delle persone riportava una diminuzione del numero di rapporti durante la... Quindi una tendenza anche in questo caso a
peggiorare la vita sessuale della coppia. Beh, però questi dati, scusami Giorgio, tengono conto del fatto che ci si vede proprio me. Ah, tu parli proprio di coppie conviventi? Sì, sì, coppie conviventi. Okay, scusami. Sì, sì, era specifico delle coppie conviventi. Perdonami. E qui e invece rispetto alla, scusa, la questione dell'appetito invece era anche interessante. È solo per noia che si mangia di più o proprio... No, ci sono allora diversi aspetti. Una sicuramente è la noia, è anche il fare qualcosa, quindi creare, utilizzare il cibo come una creazione, un momento di convivialità. Al posto della libido. Facciamo qualcos'altro assieme. Facciamo la pizza. Altro, dai. Una bella carbonara, ecco. Dai, facciamo una pizza, su. Però è vero che il cibo viene utilizzato anche come sfogo. Allora, nel nostro cervello c'è questo sistema dopaminergico, che è un insieme di strutture che si attiva per gli stimoli piacevoli. Gli stimoli piacevoli che appunto sono il sesso, il cibo, le emozioni positive. In mancanza di emozioni positive, quindi quando c'è un'ansia, c'è una tristezza, andiamo a compensare con il sesso, evidentemente no, il cibo. Quindi il cibo è sempre un modo, indipendentemente dal lockdown, per andare ad accrescere il tono dell'umore, anche se sappiamo che ovviamente è illusorio, insomma, effimero. Ma infatti c'è anche, diciamo, lo stereotipo di Bridget Jones che sta per vero amore e quindi affoga la tristezza nel gelato. Sì, poi anche lì ci sono il profilo di chi si abbuffa, di chi mangia, invece chi tende a evitare di mangiare, quindi lo stress si può tradurre anche in una mancanza completa d'appetito. La variabilità di cui parlava Nicola nel sonno ce l'abbiamo anche nell'alimentazione, quindi... E poi comunque... immagino che il fatto di avere costantemente 24 ore su 24 il cibo a portata di mano aiuta. Quello non, cioè, aiuta, a me non aiuta personalmente, ma in generale ho capito cosa intendi. Avrei voluto chiedervi anche cose legate alla masturbazione, ma non lo farò perché il tempo è scaduto, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Vi avevamo promesso, vi avremmo liberato alle 22.30, sono le 22.45, però abbiamo avuto quel piccolo imprevisto iniziale. Sono tantissime le domande che sono arrivate e quindi non possiamo far altro che registrare che forse l'aspetto psicologico di questa pandemia, di questa emergenza, è stato un po' sottovalutato anche dalle istituzioni, che non hanno prestato altrettanto interesse, e come dicevate sia tu Giorgia che Nicola, probabilmente il conto ci verrà presentato fra un pochino, cioè quando l'emergenza sanitaria e quella strettamente medica sarà passato. Questo per chiudere con una nota d'ottimismo, diciamo così, una nota di gioia, di gioia e di felicità. Vi ringraziamo Giorgia e Nicola, dandovi avete qualche social o qualche piattaforma di divulgazione che volete promuovere in questa sede, visto che ci guarda un po' di gente e magari vi possono seguire, oppure no, e chi se ne? No, il Dipartimento di Psicologia Generale su Facebook e anche su Instagram, per chi è interessato ad aspetti appunto sonno, cognizione, ansia, spesso pubblichiamo le nostre ricerche o comunque ricerche che possono interessare al pubblico, per cui... Perfetto. Sì, ma personali credo che io e te siamo un po' antichi, Giorgia, giusto? No, siamo timidi noi. Stavo colpevolmente dimenticando l'audio domanda di Federica Cacciola, che ce l'ha mandata. Ah, giusto. E che quindi vi faccio sentire, perché ovviamente ci ha seguito. Allora, volevo chiedere ai nostri ospiti se c'è una dose massima di melatonina oltre la quale succedono delle cose gravi e se genera con qualche tipo di assuefazione. Io la prendo da marzo 2020, è una grande storia d'amore tra me e la melatonina e volevo sapere se potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli. Grazie. Non so se siete esperti di melatonina, però la domanda ve la giro lo stesso. No, esperti e espertoni no, però diciamo che la melatonina da banco non ha molti effetti collaterali, quasi zero. Quindi immagino che prenda quella da banco che si compra senza ricetta, altrimenti... Ah, prima che si scatena l'ancia, ha degli effetti? Esatto, io... Allora, in realtà sì, io sono un po'...
però prendetela molto con le pinze, non sono medico, non sono farmacista, diciamo che su quelle da banco ho qualche dubbio. Su prescrizione la melatonina funziona, diciamo, quel giusto dosaggio alla giusta ora, prescritta dal medico che conosce la storia clinica del paziente, si usa tanto con buoni effetti. Su quella da banco, una dipendenza della melatonina è quando uno la prende, perché ha degli effetti in base all'ora che si prende, e l'ora varia da persona a persona, quindi a volte il rischio è che faccia poco e niente perché la prendiamo all'orario sbagliato, ma danni quella da banco non ne fa, diciamo. Perfetto, come tutte le cose, da prendere poco, non esagerare. È troppo tardi, Federica, la tua prima frase se n'è già iniettata un litro intravenosa, quindi niente, l'abbiamo persa così. Grazie Nicola, grazie mille Giorgia per essere stati con noi. Grazie a voi. Tornate presto. Vi aspettiamo, noi mandiamo la pubblicità e poi torniamo qui. Nel frattempo salutiamo Giorgia e Nicola, tutto sperando che la pubblicità vada effettivamente in onda, lo scopriremo tra pochissimo. No, infatti non va in onda, aspettate un secondo, fra un attimo va in onda, dov'è? Eccola qui, a tra poco. Tutti a casa. Da quando è iniziata la pandemia, non abbiamo fatto altro che disinfettarci le mani. Questo ha ucciso milioni di cattivissimi virus. Bene, ma ogni guerra porta con sé degli effetti collaterali. E ogni volta che vi disinfettate le mani con prodotti a base alcolica, muoiono anche miliardi di batteri. Batteri innocenti che possono aiutarci a fare la birra, a far lievitare il pane, nella digestione. Come lui, Peter, piccolo batterio innocente, rimasto orfano dopo che qualcuno si è lavato le mani con la mucchina. Dona anche tu 2 euro all'associazione Save the Bacter per proteggere tutti insieme chi è troppo piccolo per farlo da solo. Save the Bacter. Di microscopico c'è solo il vostro cuore. Tutti a casa. Ce l'avete chiesto in tanti, quindi ecco come fare un perfetto goblinito. Una ricetta antica nata nel canato di Zar dal pirata dei cieli Frugal Dark Ice, mischiando menta e rum offerto dal canato. Ecco cosa serve: 45 ml di rum bianco, menta delle foreste di Elandor, 20 ml di succo del frutto del diavolo Yomi Yomi, zucchero di canna e soda. Il procedimento è davvero semplice. Spremete il succo Yomi Yomi direttamente nel bicchiere. Occhio ai semi, rischiate di trasformare i vostri assetati clienti in non morti. Unite quindi 2 cucchiaini di zucchero e mescolate bene. Aggiungere poi un bel pugno di menta e uno splash di soda, quindi mescolare ancora per far sì che la menta rilasci il suo aroma. Aggiungere ora il rum e il ghiaccio fino a 3/4 del bicchiere, poi mescolate. Se volete rendere davvero speciale il tutto, aggiungete una bella scatarata di barbaro umano 94enne e coprite il tutto con ancora altro ghiaccio. Decorare con una fogliolina di menta e servite. Tutti a casa. Dopo il grande successo degli ultimi 6 mesi nei teatri di tutto il mondo, dal 18 febbraio al Teatro Brancaccio in Roma arriva Sto Cazzo, lo spettacolo che non c'è, con 0 attori sul palco, per la regia di Nessuno. Sto Cazzo, una tragedia dai toni farseschi che vi lascerà depressi e amareggiati. Ormai lo sanno tutti, impossibile entrare a teatro se in scena c'è Sto Cazzo. Sto Cazzo, lo spettacolo che non c'è. Biglietti non disponibili sui principali circuiti di distribuzione. Tutti a casa. Tutti a casa.
Tutti a casa. Se ti piace Tutti a casa, adorerai fare pubblicità durante Tutti a casa live. Scrivici a tuttiacasalive@gmail.com o manda un WhatsApp al 3.714.173.950. Tu metti i ordi, noi mettiamo la creatività. E insieme continuiamo a produrre il non programma preferito dagli italiani. Tutti a casa. Ed eccoci qua, siamo tornati in quattro. Francesco Lancia, Francesco De Carlo, Chiara Galeazzi e Momoka Banana. Grazie a Roba da Grafici che ci ha preparato lo spot promo di Goblinito, per ricordarvi che domani sera c'è dietro lo schermo Comici all'avventura, forse l'ultima puntata dell'avventura in gioco di ruolo da parte dei ragazzi di Tutti a casa. Francesco, vogliamo ricordare la challenge al volo? Sì, prima volevo ricordare, a parte che voglio svelare un retroscena di Tutti a casa, perché cari rete spettatori, dovete immaginare quando l'ospite serio, in questo caso due, rimangono durante le pubblicità, noi andiamo nel panico perché un po' ci imbarazziamo di fargli vedere i dinosauri che promuovono podcast e altre scemenze così, e quindi c'è tutto un ciao potete andare, ciao scanciamo noi, ciao, e noi siamo là pipu. Cioè la cosa a me fa morire sto cazzo. Oddio, mi stavo sentendo male, perché cerchiamo di mantenere un tono, insomma. Comunque la challenge di questa sera è una meta challenge, ovvero vi abbiamo chiesto: volete la challenge alla fine di Tutti a casa o no? Perché se non la volete non la facciamo, quindi mandateci una foto con sì o con no, a seconda della vostra preferenza, a tutti a casa live @gmail.com per una challenge che si chiama, visto che interpretiamo il popolo, tenuta democratica. Grazie Francesco per il piccolo recap. Io sto invitando a partecipare un ospite che era un po' che mancava qui a Tutti a casa e che forse nemmeno se l'aspettava di partecipare. No, per niente. Ma lui sta sempre su Clubhouse comunque. Ragazzi, è vero, lui è sempre droga. Su Clubhouse. Sempre. E allora, vediamo se c'è anche adesso. Aspetta. Nessuno... Devo accendere la telecamera. Sì, un attimo. Sì. Allora. Ma sei su Clubhouse? Posso dire questa cosa? Sì. Stavo tenendo una conversazione in un gruppo che si chiama Campobasso come unità di misura. Vi dico, sono arrivato. Cioè, dopo questo non c'è niente, Francesco. Allora, cosa c'è? Sai perché, Carmine, ti ho chiamato in realtà? Perché adesso non ti vediamo ancora. Non so se hai acceso la webcam. No, forse no. Sì. No, perché non ti vediamo. Aspetta. O no, siamo di nuovo in quella modalità. Adesso? Aspetta. Eccolo. Adesso. Ti vediamo. Sai perché ti ho chiamato, Carmine? Perché stiamo proprio entrando in quell'argomento lì, cioè nell'argomento Clubhouse, ok? Io c'ho qui la notizietta, eccola qua. Si parla di un social network in cui si parla, scrive il post. Oh, che bel titolo. Francesco De Carlo, perché fai quella faccia? Adesso Carmine e Momoka ci spiegano cos'è Clubhouse, perché... Sì, la scorsa settimana avete spiegato Discord, questa settimana Clubhouse, la prossima settimana ce ne sarà un altro. Che le impariamo a fare queste cose se poi ne arriva un altro? Devi rimanere aggiornato. Ma perché? Io mi permetto di dire questo. Clubhouse era molto bello le prime 24 ore, quando non c'era nessuno. Beh, come la vita, come la vita. Esatto, è come la vita. Appena stacchi il cordone ombelicale è la fine, iniziano i problemi. Quindi, allora, le prime 24 ore eravamo solo boomer, quindi i toni erano rilassati, si parlava di pascoli, si parlava di Pisano. Sentivi queste frasi qui. Adesso credo che mi stiano sentendo, ma non sono sicuro. Mi sentite? Sentivi queste cose qui. Esatto, no, sembrava una grande riunione di Marco Montemagno, perché sono arrivati, a differenza degli altri social, prima gli addetti ai lavori e poi, diciamo, adesso stanno arrivando le nuove generazioni, no? La generazione Z. Però c'eravamo, io ero l'imbucato, perché mi sono segnato come benzinaio sul Clubhouse, perché sentivo tutti content creator, media strategy master, insomma, tutta gente del mondo del... cioè che guadagna superiore ai 2000 euro, e io ero l'unico con reddito di cittadinanza. Poi è arrivata Momoka e adesso stanno arrivando tutti gli altri. Però... da quant'è che ci stai, scusa?
quindi venerdì, appena è scoppiata la bolla, io mi sono trovato, io sento invaso, mamma mia, mi dispiace. Io mi sono trovato in un gruppo, c'eravamo io, il creatore di Sampa, che Gianluca Neri, anche lui, anche lui sempre connesso, sempre. Sì, allora io sono entrato, stavano parlando di marketing, così io sono entrato a gamba tesa, ho alzato la mano, ho detto a Gianluca Neri: guarda, ti faccio i complimenti per Sampa e soprattutto faccio i complimenti per l'attore principale, non so chi sia, però la parte di Muccio è stata ben interpretata. C'è stato un gelo di 15 secondi, perché non ho capito che mi stessi prendendo per il culo, e lui fa, e mi risponde, dice, ma non hai capito che era un documentario? Comunque. Allora, spieghiamo però, perché giustamente in chat ci dicono, ma io non ho idea di che cosa sia Clubhouse. Allora, vado testè a spiegarvi come funziona Clubhouse. Posso dire che comunque l'icona è orrenda, cioè io sta cosa, ma perché non hanno fatto il logo? Ma che senso c'ha? È una foto, ma perché sembra una discoteca di Vigevano, quella sembra, quelle discoteche di provincia, capito? Francesco, non fare lo snob, Non fare lo snob. Dai. Ti sento. Francesco, ti devi scrivere. Questo è Professoroni. In realtà questo è Professoroni, Francesco De Carlo, a fine spiegazione ci deve rispondere alle domande. Esatto. Allora, provo a fare una cosa che probabilmente farà saltare tutto il sistema, però provo... Ma speriamo. Ci vogliamo connettere. Provo a connettermi con Clubhouse. No, dai, che eco. E a farvi vedere, eccolo qua, come funziona. Allora, vediamo se ci riesco, ma ho come la sensazione di... Possiamo dire che è come Discord. Cioè, è come Discord senza scritte, più intuitivo per l'interfaccia grafica, e ci stanno soltanto persone che stanno su Forbes Under 30, giornalisti, qualche comico, insomma, comunque gente qualche che comico lavora. Scusami, ma qualche comico, già sono pochi comici. Esatto, qualche. C'è Carmine Del Grosso e Movo Campanana. Noi siamo la delegazione per l'estero, capito? Tutti a casa. Perché... Allora, qui vedete il mio telefono cellulare sullo schermo, ok? Clicco su Clubhouse, sperando che non si vedano cose sconce, spero di no, sto facendo una cosa rischiosissima, ma va bene. E qui vedete le chat. Ora, per esempio, c'è una stanza che si chiama Talk, parliamo di serie TV, dove intervengono Marco Carrara, Paolo Arpelli, Marta Cagnola, Andrea Colamedici, che è un altro che sta praticamente sempre online, Luca Bizzarri, che pure lui ci sta spesso, Arianna Tronco, Andrea Benpensante. Sotto Però non ci sta, scusami Fra, ma non ci sta altro pubblico oltre a questo, no? Sì, vedi, sono in 110. Stanno parlando, Entriamo. Scusate. Lo so. Aspetta, prova a entrare. Sta parlando Luca Bizzarri. Prova a entrare, Chiara, lo faccio sentire da qua. Vai. No, io l'ho perso la bustina per 2 giorni. Sì, esatto, sì. No, Marco, tu mi hai scritto, ma non ho capito un cazzo lo stesso. Attenzione. No, ma come? Attenzione che tra l'altro mi dicono che Luca, mi avverte che questa cosa è contro le regole di Clubhouse. Luca, fermati, gli ho scritto tutto adesso, Marco. Ok. Fermati. Posso dire però che Clubhouse mi ha fatto un po' rivalutare la vita dei VIP, perché c'è il fatto che siano sempre attaccati al cellulare a parlare in chat vocali con tanta gente. Penso, ok, allora non sono così indaffarati come immaginavo. Ma ragazzi, ma diciamoci la verità, ma è divertente, Carmine? È divertente? Ma sicuramente. Guarda, non lo so se è divertente, che mi lascia quella sensazione strana di come quando ho provato la prima volta l'avvocato, che non sapevo se mi piaceva, capito? Dico, ma mi piace oppure no? Non lo so, vorrei riprovarlo, e questa è la sensazione, solo che lo sto riprovando da ormai da venerdì. Secondo me ha delle potenzialità carine per comunicare tutto qua. Non posso dire che non sia divertente, però, perché per esempio in questo gruppo in cui stavo mi stavo divertendo, cioè con basso come unità di misura a me sta molto sul cazzo invece per diversi aspetti. Non so se avete visto le mie storie di Instagram, l'ho pure recensito oggi, perché tutti lo devono recensire, quelli che lo provano, cioè se no ti cancellano, tipo, mi sembra di aver capito che funzioni così. A me cioè il fatto che, aspettate, mi è uscita una notifica, ok, il fatto che siano chat vocali mi mette a disagio, perché io comunque sono un po' timida, e però mi ci sono messa anche proprio per cercare di combattere, cioè di uscire dalla mia zona comfort. Infatti tipo oggi c'avevo, non lo so,
la sudorazione fredda, il cuore che mi batte all'impazzata, a pensare di entrare in un gruppo di 50 persone, poi persone anche affermate nel loro campo, che ne so, oggi nel gruppo c'era tipo il direttore del Corriere di Torino. E quindi quei contesti mi fanno sentire molto a disagio. Scusami, mamma, non ho capito però, tu puoi entrare in quella chat come sì, parlante? Sì, perché alzi la mano e ti fanno entrare come speaker. E io c'avevo davvero l'ansia, però comunque ci ho provato e mi tremava la voce. Però vabbè, le prossime volte forse non mi tremerà più. E quindi da una parte per i timidi è davvero un problema, perché un conto è parlare in chat con persone che non conosci, un conto è dover stare lì, che devi anche un po' magari sgomitare per parlare, oppure il fatto che ci entri, che la chat room è già aperta da 2 ore e devi contestualizzare, non sai cosa è stato detto prima, devi cercare di capire di cosa stanno parlando. Ma in quel momento la domanda chiave se la fa un utente che adesso mi è sfuggito ed era: i social, ragazzi, nascono per scopare. Se scopa su Clubhouse, come si fa a scopare su Clubhouse? Clubhouse è troppo presto e c'è una pandemia. io dico questo, che di base il rischio è che su Clubhouse ci si innamori e che non si scopre, perché l'ho detta grossa, Francesco, sì, però mi sembra di sì, perché poi c'è solo la voce, capito? Cioè Rapone, paradossalmente, su Clubhouse è il suo social con quella voce, capito? Ci dicono che effettivamente non puoi mandare le dick pic, ma puoi descriverlo e dire a voce e dire: ah, beh, bello, è grosso, effettivamente sì. Esatto, immaginate Rapone legge Rocco Siffredi, bellissimo. Cioè, come la nuova hotline, cioè ho pensato che è IRC, come si legge IRC, perché io non l'ho mai usato. Mirk, madonna, tu non l'hai mai usato perché sei giovane, io c'ho... Sì, ma vocale e pure con delle possibilità di hotline. Si aprono è vero, è vero. Vogliamo per dopo... In effetti c'è già dire? Della pornografia orale. Vogliamo ma facciamo questo esperimento. Fermi tutti. Allora, siete tutti su Clubhouse, vero? Aspetta, no, io sto chiedendo. Adesso invito, ma non mi sono iscritto. Mi devo iscrivere? Eh sì, adesso io apro Clubhouse e apriamo una stanza hot finta. Vediamo aspetta un attimo. Vediamo che succede. Vediamo devo che mettere succede. Il nome mio vero? Sì. Sì, devi mettere il nome tuo vero, sì, così aspetta, lo aspetta. Io sto già accusando la FOMO perché sto usando il cellulare per fare questa chiamata e non posso stare su Clubhouse adesso mentre ci state voi e quindi mi sento... Momoka, ti tranquillizzo, non succederà niente. Allora, aspettate. Io sono con l'iPhone perché è l'unico che ha una connessione decente. Che con il wifi non ce la faccio, quindi come devo fare? Dovrei uscire da... sono partito su una stanza, esperimento di stanza. Ma non ci sarà seguendo nessuno adesso su Twitch, scusami. No, che vuol dire su Twitch? Non ho capito. No, noi stiamo a fare sta cosa, ma magari a chi ci segue su Twitch, ma stiamo ancora su Twitch. Non gli frega un cazzo. Sì, no, probabilmente non gli frega un cazzo, ma adesso noi la trasmettiamo anche in diretta, cioè la trasmettiamo in diretta questa cosa. Ma si può fare? Non credo, ma chi se ne frega? Teoricamente no. Ma chi se ne frega? Francesco, no, sembri il garante della privacy, però. Si può fare? Ma non si può fare niente su Twitch. Si può fare? Non ti preoccupare. Se può dire. Allora, persona, scusate, voglio rispondere, una persona chiede, ci potete dire qualche stanza a tema, che argomenti ci sono? Per adesso, essendoci soprattutto tipo giornalisti, social media manager, bla bla bla, si parla soprattutto una rottura di robe qua. Sì, è una rottura di cazzo infinita, io almeno questa è la sensazione, più che altro io ho trovato sempre, nelle stanze in cui sono entrato, gran confusione, gente che parlava insieme... entrare in un argomento in corsa rende praticamente incomprensibile. Spesso parlava gente che non aveva granché da dire, secondo me, lo dico con un po' di cattiveria, ma abbastanza banalotto. Per cui ho fatto come nonno Abraham Simpson, sono entrato, ho messo il cappello, poi sono fatto il giro, ho ripreso il cappello e sono uscito perché lo trovo sempre... Ma in effetti è quelle situazioni delle feste in cui tu hai tipo il bicchiere in mano e sei da solo, ti avvicini a un gruppo, questi stanno parlando di cose che tu non conosci, quindi stai lì un po', sorridi e poi fai... Devo dire che... Sintetizza perfettamente la sensazione. Allora, esattamente. Speri non ti chiedano niente, tra l'altro. Ho aperto la stanza, esperimento di stanza un po' piccante ma per finta. Beh, però subito è entrato Emilio
Emilio Gatto, ma ammazza in tantissimi. Emilio Gatto subito. Sono entrato. Mamma mia. Mi è appena arrivato un messaggio. Mi è appena arrivato un messaggio da Clubhouse che mi ha detto: guarda che ti cacciamo a calci da Clubhouse. Davvero? Ma io sono un ribelle, mamma, e quindi pazienza. Scusa, Momo, devo permettere a Clubhouse di accedere ai miei contatti? No. Ehi, ma sì. Stai entrando un sacco di gente. Se vuoi trovare i tuoi contatti su Clubhouse, sì, sono sfigato. Allora Emilio, dovrebbe esserci Emilio a parlare. Emilio, aspetta. Emilio? Sì. Ci sei? Ok, ci sei tu. Adesso stiamo facendo una roba completamente inutile. Ma che devo fare, Fra? Non lo so, te devi scrivere. Intanto tiro dentro la Galeazzi, che però sta anche su Twitch. No. Quindi... No, già sono entrato, sono entrato. No, ma siamo su Twitch in questo momento. Siamo anche su Twitch. Siamo anche su Twitch in questo momento. Aiuto. C'è anche Carmine Del Grosso, che invito a parlare per una specie di loop infinito. Allora, aspetta che... C'è anche Daniela Delle Foglie, che invito a parlare... Dentro, Daniela Delle Foglie, dentro! Allora, adesso ci siamo. Dentro, Daniela! Ciao, Daniela! Ci senti? No, non vuole parlare, forse, Daniela, non vuole... Che devo fare? Dai, Dani, vieni a parlarci delle forme, scusa. È la stanza giusta. Ragazzi, sono entrato? Non vuole. Eccola, Daniela! Eccola! Allora, io sto guardando il Grande Fratello, che è molto piccante stasera. Ah, Daniela, attenzione. Daniela, voglio dirti una cosa. Stiamo facendo una cosa che non si può fare. Siamo in diretta su Twitch, quindi ci stanno, ci stanno guardando, meglio, ti stanno sentendo anche da Twitch, quindi... niente, okay. ti volevo dire questa cosa perché stiamo facendo. Quindi, non dire la parola con la N, quelle cose lì. Però puoi bestemmiare. Non sia mai. In tutto questo, Francesco De Carlo non è ancora riuscito a entrare in questo social, ma neanche tu, Momoka, ci sei. No, ma perché io sono cellulare per Skype. Ragazzi, io vi sento su Clubhouse. Com'è possibile? Non sei in questa stanza? Sì, c'è Francesco De Carlo, qua sotto. Ah, ok, allora aspetta che vi tiro su. Ok, allora ragazzi, se state ascoltando questa chat, stiamo facendo un esperimento cross mediale e siamo anche stiamo sperimentando cose, non lo voglio dire perché magari c'è dentro qualcuno che mi mangia vivo. Vabbè, però direi che è un esperimento del cacchio, perché non... Niente, semplicemente abbiamo questa... Non succede niente. Facciamolo un'altra volta, fatto bene, non su Twitch. Io voglio. In effetti, senza Momoka questa chat non vale. Senza... Perché è sempre connessa, ma non c'è in questo momento. Eppure Carmine Del Grosso, cioè noi siamo le quote di tutti. Esatto. Carmine se n'è andata. No, io sono qua. E pensare che in questi anni si immaginavano le auto volanti, scrive un utente. Va bene ragazzi, chiudiamo questa stanza, direi che l'esperimento è stato piuttosto brutto. Ciao Dani, ciao Emilio. Volevo pensare a qualche modo per svoltare su Clubhouse. Cioè io dico Clubhouse e penso ad Antaro. Qualcuno si vedeva Antaro di voi? No. Perché? La casa dei Gricedini si chiamava proprio Clubhouse, e quindi sono i miei riferimenti da giovincella. Mi sento a un passo da Corrado Augias in questo momento, ma proprio a un passo da Corrado. I calzini di Carmine Del Grosso, signori, ma perché si è girato qua? Per i feticisti? Non lo so. Subito la stanza piccante. Ma che succede? Eccomi qua. Comunque io non sono mai stato bannato da nessun social. Potrebbe essere questa la prima volta che vengo bannato. Perdonatemi. Per via dei calzini di Carmine. Per via dei calzini di Carmine. Ho dei calzini e il libro di Saviano, quindi è doppio il problema. Va bene, a proposito, ragazzi... Ma è morto Screech di Bayside School? Ma è una bufala. Non volevo dare una brutta notizia così. Ma però è una bufala che gira. Ma no, dai, è una bufala. Ma veramente? Ma no, è una bufala. No, è vero. Corriere della Sera. Mi sto preoccupando per qualcuno che non conosco. Io avevo anche l'album delle figurine di Bayside School. Quindi questo è lui. È vero. Lo segnalano tutti i giornali. Scusate. È morto Screech, Dustin Diamond, lo Screech di Bayside School. Vabbè, posso dire, mi dispiace ovviamente perché è sempre una persona che se ne va, però non è che Bayside School fosse uno dei miei telefilm preferiti.
Io lo amavo talmente tanto che ho il terrore di rivederlo e rendermi conto che era una merda. Ah, adesso sono un sacco di cose. Adesso Momoka, che parliamo di un telefilm che tu non hai visto, come ci si sente? Adesso come ci si sente a parlare di una cosa di cui non sai niente? Non lo conosce neanche Francesco Di Carlo, quindi pensa, ma io voglio chiarire una cosa. Io voglio chiarire una cosa, cara Momoka. Come vedi, Basic School non lo conosco. Di che anni è? Fine 90? 90, no, inizio 90, metà 90. Quindi io ero un teenager a quei tempi e non seguivo le mode, cioè io sono sempre stato vecchio, non è che, anzi, sono un po' più giovane adesso, ma io sono sempre stato vecchio, da quando c'ho 11 anni che sono vecchio. Carmine, tu ti guardavi Bayside School? No, no, non lo guardavo. Niente, quindi solo io e te. Guardavo solo... Beverly Hills. Che non è la stessa cosa, però di quel tempo lì mi ricordo Beverly Hills. Senti, innamorato di Brenda. Scusami, Carmine, come erano le tue performance sentimentali ai primi anni del liceo? Cioè, a 13, 14 anni eri uno che merda. Io avevo la tuta della Lotto H24, che cazzo ti ha fatto? Cioè, non prendevo niente, avevo una tuta nera della Lotto di cui andavo fierissimo. E non funzionava. Ma nulla, io non avevo nessuna pulsione sessuale fino ai 18 anni, zero proprio. Cioè, a me piacevano i carburatori fino ai 18 anni, vi dico solo questo. Ma non voglio sapere cosa ci facevi. I tuoi, no, scusa, i tuoi o quelli degli altri? Carmine, i tuoi o quelli degli altri? Che la domanda è importante. No, è il mio. Almeno. Sì. No, però... Se lo faceva... No. Degli altri. Purtroppo, io le gite guardavo gli altri. Gite, mi ricordo... Dimmi, Carmine, scusami. No, una gita, mi ricordo questa gita incredibile in Sicilia, in cui mi prendevano per il culo tutti, capito? Perché erano tutti mezzi accoppiati, abbiamo fatto una gita in cui... Cioè, io facevo parte della ragioneria, quindi figura della ragioneria ITC, Istituto Tecnico Commerciale, cioè già il nome è antisesso, capito? Non attira niente. Primo anno facciamo queste gite in Sicilia con un liceo linguistico, ecco, vi dico solo questo. È una commissione perfetto, come degli industriali della Fiat che escono e vanno a Ibiza, questo era il clima. Capito? Questo lo dico una persona che ha fatto il linguistico, la reazione è la stessa, vero, identica, chiaro, dall'altra parte. Niente, c'erano tutti sti ragazzi, capito? E io mi sono ubriacato, avrò avuto 13 anni, 14 anni, con una boccia di fuoco dell'Etna, che è un liquore che fa schifo, perché tutti, me li ricordo tutti sotto le palme, a pomiciere, e io con una bottiglia e questa ragazza che passa vicino a me e mi fa, buonanotte, così. E non avevo capito che quella era un segnale, capito? Era un segnale, non l'avevo capito. Io dico buonanotte, così. Le rispondo, capito? Rispondo buonanotte. Qui secondo me, ragazzi, qui di noi l'unica che al liceo si è data da fare, secondo me, è Momoka. Perché anche De Carlo, secondo me, era sfigatello al liceo. Di la verità. Chiara, no? No, io ho fatto il linguistico, quindi no. Non ho fatto il linguistico. Non era, cioè, ero tra l'altro in una sede del linguistico, cioè di un liceo che aveva tanti licei dentro, ma era una succursale dove c'era solo linguistico e socio-psicopedagogico, per cui eravamo tantissime classi da 25, di cui 24 femmine e un maschio che veniva evirato al primo anno da tutte noi rabbiose, tipo ti odiamo. Quindi poi verso la quarta superiore molta bisessualità, perché poi poche restavano convinte, diciamo, della loro omosessualità, e quindi pur di sfogare qualcosa si faceva. Però io ricordo di aver accompagnato una mia compagna di classe dal suo fidanzato che faceva l'aeronautico, quindi erano solo maschi. Top Gun. E ricordo che eravamo tutte felicissime noi della compagnia di compagni di classe che andavamo lì davanti, ma quando poi ci siamo ritrovate di fronte all'uscita e abbiamo visto tutti questi maschi, eravamo terrorizzate. Cioè eravamo proprio, oddio, no, è troppo, così è troppo, non siamo abituate.
e quindi siamo fuggite. Diluire. Siamo, siamo state in un angolo così. Questi, eravate come bambi con gli occhi nella iniettati savana. Di sangue. Sì. Come bambi nella savana. Allora, Cicciola sì. Comunque ci ha visto lungo, sì, perché io mi sono fidanzata a 14 anni e sono rimasta fidanzata tutto il tempo del liceo. Ah. Momoka, io da quella cena che abbiamo fatto tutti insieme al tuo ristorante ho capito che tu potevi insegnarmi la vita, nonostante avessi 17 anni meno di me, potevi serenamente insegnarmi la vita. Però siccome nei commenti Federica Cacciola ha scritto io al liceo spaccavo di brutto, a questo punto scusate ma io provo a ritirarla dentro al volo per saper farci raccontare, Fede, se ci sei, perché spaccavi di brutto, vediamo se ci riusciamo, perché siamo molto 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 curiosi di sapere questa roba. Aspetta che vedo se riesco a tirarti dentro. Non ci riusciamo. Mi vedete? Sì, forse ti vediamo, sì, sì. Forse ti vediamo anche. Perché al liceo spaccavi, Fede? Perché facevo il classico, ho vinto due certamen e avevo il massimo dei voti, ragazzi. Madonna. Ma cos'è certamen? Certamen sono gare di latino. Di latino? Sì, ma non stiamo parlando... Gare nazionali e internazionali di latino. Federica! E il sinonimo di spaccare è io ho sentito latino, Federica, mi sono venuto in mente i balli di gruppo quando le signore da me vanno a fare le gare il giovedì sera. Invece adesso ho collegato invece che il latino come lingua. Io già mi immaginavo tu che ballavi su a sere, invece no, ho sbagliato proprio. Ti giuro, no, non lo sto facendo per ridere, proprio perché non avevo collegato. Scusa, ma Federica, ma noi del latino non è che siamo particolarmente interessati. Tu hai detto... A parte che magari al certamen si scopava tantissimo. Ma ne dubito, secondo me. Famosi, famosi le gare di latino, C'era uno che chiamavano Cicerone e non perché gli piaceva il famoso scrittore. Vedete, valutate voi. Ma scusate, era un posto, era un ambiente sociale dove veniva molto considerata la bravura e quindi c'era un generale apprezzamento. Sono anche stata reginetta d'istituto. Quindi... Che bello! Come? E con questo me ne vado. No, no. Ma tutti i titoli hai avuto. Vogliamo saperne di più. Reginetta, nel senso, c'è stata proprio un'elezione e tu hai vinto il primo premio? Ma che bello, come nei licei americani. Sì, era un po' un posto del genere. Ma dove c'era tutto iper competitivo. Ma dimmi te, siamo rimasti scioccati. Quindi tu hai fatto tipo lo sgambetto a un'altra che stava per salire sul palco. No, io me ne fregavo. Ma perché tu hai studiato negli Stati Uniti, no? No! Ho studiato a Messina, Cicciolancia. A Messina. Ammazza, quanto sono internazionali a Messina. Sì, ma su tutta la Riviera Ionica che c'erano, venivano eletti re e reginette d'istituto. Francesco De Carlo, ti vedo perpresso, cosa succede? No, perché sto cercando di ricordare i miei voti al latino, perché effettivamente io ho studiato il latino, però non è che ci ho fatto molto, ero molto bravo fino ai 13-14 anni in latino. Sì ragazzi, ma qui non si parla di materie, non so... prima che si studiasse latino, alle medie praticamente eri bravo in latino? Sì. Ma non si studiava latino? Io ho studiato dalle suore, Allora, facciamo, ma basta, devo tirar giù i dati, scusate ma io sono di mentalità razionale. Numero di persone baciate nei 5 anni o più, a seconda se sei stato bocciato o no, di scuola superiore. Numero di persone baciate. Ma a scuola? Sì, non parlo di rapporti completi perché si era giovani, ma baciati. No, nei corsi di latino. Ma no, nei 5 anni di scuola superiore. Numero di persone baciate. Forza, vogliamo i dati. Vogliamo i dati. Oh. Io lo so benissimo, allora... perché io... Io pure. Due. Raga, io ho la lista comunque, io ho letteralmente la lista delle persone con cui ho copulato. Ma no, copulato, Momoka, ma no! Me... Ma meno, Momoka, meno Momoka, meno baci, ci accontentiamo di baci che mi auguro, che spero saranno più di quelli con cui hai copulato, perché il contrario sarebbe inquietante. Numero, Federica? E non legge, non vediamo, vediamo. Quattro. Chiara? Ma anch'io credo quattro, però nessuno legato alla scuola. Ma vedi che le donne... Anzi, nessuno a Milano. No, quella fascia. No, in quell'età. In quell'età.
Chissà quale parti del cervello si stanno attivando in questo momento, sì, mentre cerchiamo di ricordare. Fino ai 19 anni, forse anche 5. Dai. Francesco De Carlo. Credo 2-3 e tutte nell'ultimo anno, perché nei primi 4 proprio 0. In effetti, beh, se ci pure, penso, sì, anch'io ho fatto 1, poi tutto. Io ho fatto 0-0, ma anche perché io ho sviluppato nell'ultimo anno. Fino ai 17 anni ero alto 1,01 m. Carmine poi... Del Grosso, numero? Io 3, di cui una mi ha regalato un gorilla, questo me lo ricordo, non vero, un gorilla viola, me lo ricordo, il peggior regalo della mia vita, penso, perché cosa c'è di peggio di un gorilla viola? Nulla. Ma è una cosa super carina. Beh, un gorilla arancione, probabilmente. Viola no, dai, viola credo sia il peggior colore. Però comunque sì, 3-3. Ma ogni volta che qualcuna, ogni volta che andavi in bianco ti rispondevano, beh, buonanotte. anche di giorno. Francesco con la pacca sulla spalla e lei passa e fa, beh, buonanotte. Ci dicono, e tu non hai... dico, buonanotte. Ci dicono, era un chiaro segnale. Ci dicono che in questo momento si è appena fatto l'hosting sul canale Science Stream, che credo sia Ruggero... Aspetta, cambiamo argomento. No, adesso vogliamo sapere il numero di Momoka, senza spiegare di cosa si tratta. Il numero, Momoka. Aspetta, del liceo? Sì, dei 5 anni o quelli che sono di scuola superiore. Ah, ok. No, in realtà solo 3 perché sono stata fidanzata 5 anni. Ah, che carino. Ero monogama, quindi. Momogama. Però, aspetta, una cosa, perché il... Momogama. Una persona di 5 anni del liceo, meglio farli in parte che fidanzati. Scusa, Momoka, Francesco De Carlo è stato preso da una tempesta di umorismo e mi ha coperto il tuo intervento. Che dicevi? Che una persona ha scritto, bello, forse dai 14 ai 19 anni meglio farseli di carcere che fidanzati. L'ha scritto Rosa di Sciuva. Ma lo sai che effettivamente c'ha ragione, perché poi la mia tempesta ormonale ce l'ho avuta successivamente, visto che sono stata monogama. Vabbè, ma meglio averla dopo. Nel frattempo... Vabbè, sì, mi sarei presa delle malattie venere probabilmente. Nel frattempo mi piace pensare che Federica si sia addormentata così. Con gli occhi aperti e una mano dietro l'orecchio. Mi piace pensare. Sta ballando latino. Che si sia addormentato così. Allora, ragazzi, sono le 11:25. Io ringrazio Science Stream e con 6M Science Stream, Ruggero Rollini che ci fa da hosting a questo canale. Noi abbiamo parlato di psicologia e di effetti del lockdown sulla psiche nella prima parte, poi di Clubhouse e adesso abbiamo un po' delirato parlando di scuole superiori. Qualcuno sta screenshottando l'immagine di Federica per farmi un santino. Sai, fra quando sei ubriaca e tu aspetti una risposta e stai quei 40 secondi a pensare, mo qualsiasi domanda tu puoi fare a Federica, è giusta questa reazione, tipo, Federica, ma che ne pensi del nuovo governo? E guarda la reazione. Vabbè, proviamo il gioco. Federica, hai letto l'ultimo di Roberto Saviano? È perfetto. Che ne pensi, Fede? Perfetto. In effetti funziona da... pensa se adesso risponde e fa no ma non ero frizzata tra l'altro che c'ha dietro quella cosa bianca che... no, ma ha tipo il rosario in mano, che cos'è? Sì. No il bracciale lo vedo a metà io. Va bene, ragazzi, allora siamo arrivati alla fine. È questo, le puntate più alte nel momento serio sono poi quelle più basse nel momento cazzeggio ed è legge che sia così e va bene così. Allora ringraziamo e salutiamo per aver partecipato il santino di Federica Cacciola, sperando che presto torni a un internet decente. Ciao Carmine, ciao. Scusa per averti rapito da Clubhouse. È solo un piacere. Adesso fra Clubhouse. Esatto, fra 5 minuti ci rivediamo. Ci risentiamo tutti su Clubhouse con Federica nel gruppo Molise. Con Federica che sta lì zitta, capito? Federica sta lì frizzata che non dice niente. Grazie Momoka Banana. Aspetta, una cosa, voglio rispondere un'ultima cosa, perché una persona ha detto non capisco se Momoka c'ha le mani piccole o la faccia grossa, entrambe le cose, quindi capisci, cioè tipo ai massimi livelli. Ma che commento è? Ma che commento è poi? Ma questo si guarda anche la sua faccia e le sue mani. C'ha ragione, perché davvero c'ha la faccia grossa e le mani minuscole. Ma va.
ci chiedono più Carmine Del Grosso a tutti a casa e noi non possiamo che essere d'accordo. Ritorno perché, sai cosa? Non avevo considerato questo, fra, che posso collegarmi attraverso il telefono, perché, sfruttando il 4G. Invece ho fatto sempre il collegamento tramite Wi-Fi e quindi saltava tutto, però... E allora nelle prossime ti aspettiamo. Assolutamente. Grazie a Momoka Banana, grazie a Chiara Galeazzi. Grazie a voi. Noi torniamo, mi spiace tornare a due perché perdiamo questa immagine di Federica, ma vabbè, dovremo... la scrivo un attimo. Dovremo fare, aspettate, la zoom l'ultima volta giusto per... per ricordarcela insieme a noi. Allora ringraziamo e salutiamo tutti. Ciao ragazzi, staccatevi pure voi. Ciao, buonanotte. Noi torniamo nell'inquadratura 2. Sorprendentemente ha retto più o meno tutto. Non abbiamo dovuto mettere neanche De Carlo che guarda forum, anche se qualcosa non ha funzionato, ma ci lavorerò. L'appuntamento è per domani con The Roast of Italy su Comedy Central, o in alternativa con una delle ultime puntate di Dietro lo Schermo Comici all'Avventura su il canale di Asmodee Italia, in ride anche sul mio canale. Poi giovedì c'è Comedy Talk, un talk show sulla comicità. Ah sì? No, volevo dire... Poi sabato e domenica, non so se tutti e due giorni, ma almeno un giorno sicuro, giochiamo con Beat the Twitch, non so se nella versione in beneficenza o nella versione con concorrenti. Fatemi sapere qual è la versione che vi ha divertito di più, così magari ci facciamo un conto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Francesco. Volevo solo ricordare la challenge, che finalmente, probabilmente prenderemo anche nota del risultato, la consultazione del nostro pubblico decreterà se esisterà o meno una challenge alla fine di Tutti a Casa, chissà. Lo scopriremo in funzione se dei vostri voti se ne arriveranno più sì o più no. Ah, ci chiedono se domenica sera faremo la diretta del Super Bowl. Già è questa domenica? Sì. Su Clubhouse. Mi guarda, io conto di vederlo. Vediamo, perché no? Facciamo la tiratona. Io in realtà l'ho detto al trio che arriverò lunedì molto rincoglionito perché c'è il Super Bowl, ma lo faccio tutti gli anni, quindi non è un grosso problema. Sempre a mezzanotte, proviamoci. E in più vi possiamo dare una piccola anticipazione. Magari se tutto va bene, se si farà, forse ci troverete a commentare Sanremo qui su Twitch. L'abbiamo detto, lo stiamo dicendo? Ci vediamo prossimamente, ci vediamo lunedì prossimo con Tutti a Casa. Scrivetevi al gruppo fan Tutti a Casa Fan Group Facebook per rimanere aggiornati, o se volete segnatevi al Discord che le nostre moderatrici stanno scrivendo sulla chat. Buonanotte da Francesco Lancia. Buonanotte da Francesco De Carlo. Vi lasciamo con la sempre verde sigla dell'ottimo Stefano Rapone e contiamo i vostri voti. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao, buonanotte, ciao. Ehi, Beduzza, sono Rapone, il cinghiale glabro del crepuscolo. La puntata ormai è finita. Che ne pensi di andare a letto e darci al gozzoviglio? È arrivato il momento del poti poti. Non importa se siamo vicini, non importa se siamo lontani, l'importante è che siamo tutti a casa. Dopo gioie, marasmi e grandi parapiglia, torna tutti a casa e la sua grande famiglia. In diretta per voi il non programma, eccolo qua. E adesso che è terminata un'altra puntata, vi accompagno cantando a fine serata, sognando di sentire al più presto un nuovo Ra. E se non vuoi che finisca qua, non ti devi stare a preoccupare, ma tu sogna e spera, tutti a casa tornerà. Papà è, ma tu sogna e spera, tutti a casa tornerà. Papà irà, tu sogna e spera, tutti a casa tornerà. Tutti a casa.